La sua posizione viene qui in discussione per due motivi. Perché lei avrebbe rilasciato un'intervista a un giornalista dell'Espresso, a Calderone, per essere esatti. E alcuni avvocati hanno prodotto questa intervista. Perché lei poi è stato interrogato dal pubblico ministero dottor Ionta su questa vicenda. Ma c'è anche un accenno a questa vicenda, sia pure larvato, in un atto che è stato prodotto dall'avvocato Rossi e che la trascrizione del suo interrogatorio avanti la 10ª sezione del Tribunale di Napoli. Io le contesterò pure una lettera che è arrivata a questa Corte alcune udienze fa, che è una lettera di un altro imputato in quel processo, che è il signor Gianni Melluso. Allora procediamo con ordine, signor Pantico. Lei ha conosciuto Mehmet Ali Akça? Sì. Quando e dove l'ha conosciuto? Vorrei fare una piccola premessa. Lo permette. Dovrebbe parlare più vicino al microfono, perché la dovremmo sentire. Innanzitutto il fatto di cui oggi viene contestata l'imputazione non si riferisce all'intervista dell'Espresso, perché già nel maggio del 1983 verbalizzai, seppur in sintesi, questi particolari alla Procura di Napoli. Durante la 10ª sezione, parlando di un coimputato, un certo padre Santini, si uscì a fine di questo particolare di Aliacià, cioè del pentimento di Aliacià. Io conobbi 2 o 3 volte Iacutolo, allora ci chiamava amici, Aliacià, nella casa circondariale di Ascoli Piceno. Il nostro rapporto nacque in questa maniera. Inizialmente fu il prete a parlarci di padre Santini. Ci parlava di questo ragazzo, della sua situazione, della sua solitudine. E pian piano noi incominciamo a mandarci delle riviste. Poi dalle riviste qualche dolce così, e lui lo accettò. Finché un giorno decidemmo di fargli una visita in cella, cosa che attraverso il maresciallo Guarracino andammo io e Cutolo. Andammo io e Cutolo. Lo trovammo in uno stato di totale abbandono. Mi ricordo stava con i capelli a zero. Mezzo nudo, col dorso fuori, su una coperta dell'amministrazione, seduto a terra in un angolo, ci accolse. Poi pian piano da là pensammo io e Cutolo di farne un probabile killer per la camorra. Senta, signor Pannico, allora in quel periodo questo signore in che lingua parlava? Ma lui parlava un italiano, ma così scorrettissimo, almeno per noi. Siamo in che periodo con esso? Per essere... Io sto parlando ora nel periodo del gennaio dell'82, in questo periodo qua. La prima volta che ci incontrammo. Allora lei dice che che prima avevate pensato di aiutare per motivi umanitari, se ho capito bene, Mehmet e Ali. Ma io direi piuttosto, mi scusi se... All'origine sto dicendo. Motivi camorristici, non umanitari. Perché no, la camorra... lei ha detto... Sì, ma motivi di accalappiarlo, di tirarlo da noi. Di farne un aderente... Ma questa falsità, menzogna, non può essere ascoltata, perché tutto falso. Io vedo questo uomo per la prima volta nella mia vita. Per la prima volta a faccia. Non è vero. Non ho mai visto nella mia vita. Ci siamo visti. È una volta portato questo una volta ci chiamava anche amici a mio Cutolo. Per calunniare, per pronunciare questa menzogna. Non è una cosa casuale, per nulla. Prima un
un'intervista all'Espresso, poi nel processo di Napoli ai giornalisti, calunniato servizi segreti, eccetera. Non questo uomo era inattendibile, inattendibile per sempre. No, avvocato, la prego. Da chi? Dal... Lasci stare, avvocato, se... lasci parlare gli imputati. Presidente degli avvocati italiani, dall'ora. Avvocato, la prego. Adesso ricominciamo con la stessa storia. Scusate, dovete stare calmi. Mi dà la parola per una mozione d'ordine? No, vabbè. È in corso un confronto. Questo era un calunniatore al processo di Napoli quando parlava in dottura. Lo diceva. Senta, non le autorizzo certi termini. Acca. Le calunni se li tengo per lei perché li fa comodo. Se qui c'è qualche calunniatore, lei è un calunniatore di esportazione. Questo perché lei lo sa benissimo. Lei lo sa benissimo che ha fatto l'accordo ad Ascoli Piceno tra noi cutoriani e musumeci. Lei lo sa benissimo che li fu promesso mare e monti. Solo questo musumeci non ha mantenuto né mare né monti, la colpa non è nostra. Signor Pannico, aspetti un minuto attimo. Vi pregherei di non intervenire. Siamo in condizione di controllare l'andamento dell'udienza. No, un gioco del potere, insomma. Lasci stare per il momento il gioco del potere. Signor Pandico, lei dice allora che nel gennaio del 1981, per trovare un nuovo aderente alla vostra associazione, la Camorra, lei dice, vi siete portati, lei e Cutolo, con l'accordo dell'82, siamo d'accordo. Ho sbagliato io, dell'82. Sì, dell'82. Vi siete portati nella cella del signor Mehmet Yalcıç. Dove era ubicata questa cella, signor Pandico? Mi ricordo, perché questa sua cella aveva due entrate, uno che entrava da un corridoio che stavano due saloni che si faceva socialità, e un'altra, aveva un altro ingresso da una porta di uno stanzone della socialità, e si trovava ubicata alle spalle tra il campo sportivo e la socialità, e due saloni della socialità, questa cella. Andava proprio nell'intercinta, sotto il muro di cinta. Il signor Mehmet Yalcıç, in quel periodo, per una sentenza emessa pure da me, era in stato di isolamento. Sì, sì. Anche Cartuccio stava in stato di isolamento, ad Ascoli. Quindi lei dice, lasciamo stare Ascoli o non Ascoli, io non so le storie di Ascoli. E allora lei dice, Cutolo ed io, con la complicità del maresciallo, come ha detto, Guarracino e padre Santini, che era un maresciallo di che cosa? Gli agenti di custodia? È un maresciallo, era un nostro affiliato, un camorrista. Cos'è un maresciallo? Un maresciallo degli agenti di custodia, faceva sì. Servizio ad Ascoli. Sì, era comandante del braccio speciale. Siete andati nella cella di Mehmet Yalcıç, l'avete trovato in stato di abbandono, lei dice. Sì. Era semi vestito e dormiva. Ma falso, signor Presidente, dove semi vestiti in un carcere di un paese democratico? Ma menzogna questa. Mi mette la niente cosa. La prego, non mi faccia raccogliere la dichiarazione. Ma la Corte stabilirà questo, ma... se è falso o non è falso. Si è calma. Ma calma, come calma dice falso cose, false cose? Aspetti. Abbiamo tempo per stabilire tutto, mi mette la allora. Lei è entrato in questa cella assieme a Cutolo. Entrammo io a Cutolo e venne anche in quell'occasione il prete. Il padre Santini. Sì. Avete parlato in un italiano, lei dice come? Cioè lui con noi pronunciava amico, queste parole qua, amico, come state, come non state. Ci ringraziava dei doni, di questa roba che ci si mandò. Siete andato e vi ha ringraziato dei doni che avete mandato. E fu proprio dopo questo incontro che si dette in ordine. Questo incontro, fermiamoci a questo incontro, non abbiamo tutta questa fretta, signor Pacchio. Allora, voi vi siete presentati come dicendo siamo noi che ti abbiamo mandato i doni, presumo che anche ce non sapesse. No, già ce lo mandammo a dire per il prete. Ci mandaste a dire che cosa? Che ci mandavamo questa roba, che era Cutolo, che ci mandava questa roba. La presentazione mandata dal prete così. Si mandava riviste, torte, dolciumi, questa roba qua. Questa roba. E questo
Maggia sapeva chi eravate voi. Sapeva che lo mandava Cutolo. Sì, ma sapeva chi era Cutolo anche. Sì, sì. Come lo sapeva? Lo sapeva perché il prete ce l'aveva detto. Che gli aveva detto il prete? Che? Che gli aveva detto il prete? Cioè noi dicevamo il prete, portaci questo e digli che lo manda Cutolo. Vabbè, ma lui che era turco, che ne sapeva chi era Cutolo? Ma il prete forse glielo diceva in turco. Perché sì, ma che ne sapeva, il prete sapeva il turco, ma e che ne so io? So che... So non che... accerteremo se sì, sì. Ma no! So che... So che... accerteremo se sì, sì. Ma no! C'è il prete... Prete parlava il turco. Prete non parlava il turco. So che il prete quando ci portò l'imbasciata, cioè che dava questa roba, ci diceva, ce l'ho detto, è rimasto contento e tutto. E infatti dopo poco tempo... Desidero sapere, signor Pandico, sì. Io non ho fretta, sa. Ho più tempo che di denaro, si dice. Lei non ha fretta, signor Presidente, perché... Ma lei avrà fretta, cioè io non ne ho fretta, lei ne deve avere meno di me perché ha l'ergastolo. È un gioco di potere perché non ha fretta. Lasci stare. Va bene. Cerchiamo di fare un confronto con tutta serenità. E se c'è qualcuno che è falso, poi la Corte stabilirà chi è falso. E che vuole che ci preoccupiamo per questo all'età nostra? Si figuri. Allora... Questo prete diceva, questi dolci te li manda il signor Cuto. Sì. Lei dice che il prete ha spiegato a quest'uomo chi era Cuto. Cioè, quando il prete veniva da noi poi, no? Dopo portato questa roba, gli domandavamo, le è piaciuto, come è rimasto, come è rimasto. Lui dice, mi manda a ringraziare, così, così, così. Mi manda a ringraziare. Sì. Dopodiché siete andati. Ma anzitutto pure questo subito al prete, dille che, di che cosa ha di bisogno. Di che cosa ha bisogno? Signor Pandico, sono vecchio pure io, e di processi ne ho fatti tanti, anche a terroristi. Io non so come vanno le cose nell'organizzazione della quale lei fa parte. Facevo parte. La quale faceva parte, scusa. Vabbè, pazienza, io non sono addentro a queste cose, non ho fatto mai processi di questo, che concernono la nuova Camorra. Quello che io desidero sapere da lei, Cutolo, se io ci siamo preoccupati di ingaggiare il signor Acca come killer, anche ci aveva l'ergastolo sulle spalle. Sì. Non è che le galere, non è che di solito si esce facilmente, si scappa facilmente dal carcere italiano. Si ingaggia un killer con l'ergastolo sulle spalle per ammazzare dove? Dentro il carcere. Ma un killer per la galera non ci serviva, non per fuori. Ma questo a farne poiché signora che già si accomodi, ma un criminale a farne non l'autorizzo, si accomodi, abbandonare aula, si accomodi signora che signora che già si accomodi, la prego. Lei non può chiedere questa cosa, un criminale della Camorra. Lascia. Tutto falso. Ah, che già questo l'ha detto. Andiamo il killer avanti. Alla Camorra, ma che menzogna è questa? Ascolti, Acci. Aspetti, Acci. Per piacere. Non rispondo, come rispondo? Per il momento non rispondo, poi vedremo. Lascia aula. Acci, per piacere, per il momento non interferisca in queste cose. Cerchiamo di fare questo confronto con la dovuta serenità. Ma signor Presidente, è un complotto questo, non è che se fosse un ma vedremo se è un complotto. E lo vedremo. Chiederemo pure il suo aiuto al fine di vedere se è un complotto, e chiederemo l'aiuto di lui per sapere se non è un complotto dall'altra parte. Siamo qui per questo. Vuole che ci preoccupiamo, signor Padre. Allora lei dice che gli serviva un killer per dentro il carcere. Sì, signore. Perché a voi mancavano questi killer. Sì, stavano mancando, perché stavano. Il barra era stato messo nella categoria degli esclusi. Ah? C'era il barra che si stava scartando, il catapano parlava di andare al manicomio, allora giocava tra perizie e controperizie, poi un killer non è che faceva male allora, come stava l'organizzazione, cioè non era mai in più, essendo le nuove avversioni con la nuova famiglia che stavano nascendo internamente pure nelle carceri. Ma Mehmet Ali Akhj era venuto ad Ascoli Piceno? Sì. Ed era venuto ad Ascoli Piceno con la fama di avere sparato per ragioni terroristiche, si diceva, ad Abidi Pecichi. E per altrettante ragioni, queste o altre, non mi interessa, al pontefice. Che cosa vi poteva far pensare che un uomo che aveva svolto questa attività di terrorismo nei confronti di Pecichi,
Ma quali pochi? Ma il quarto pagina? Abbi pazienza, me metti la reaccia per piacere. Ma i pecci non c'entra, signor Presidente. Ma mi faccia fare le mie domande. Non mi fate arrabbiare, che io non mi voglio arrabbiare. Fatemele fare con calma queste cose. Eh sì, però dove assassini di Walter Tobagi? Dove tutti sono in libertà, lei parla? Ma lasci stare, occupiamoci di questo. Noi questo abbiamo, lei abbiamo. Ormai un processo finito, potete usare come un campo di... Ma che ha detto che il processo è finito? Ha stabilito lei. E certo, un processo è già finito questo. E occorre usare come un campo di psicologia. Allora, Fanno, lei dice, volevamo scegliere questo chiedere, va bene. Ora ci racconti tutte quello che dopo le farò le domande io. Tutto quello che è successo con questo. Non è che si abituava a scegliere i killer così per le galere, maggiormente si prendeva tutta gente abbandonata, la più ignorante, eccetera. La Lia Ciacci faceva comodo allora, perché Cutolo me lo chiese e gli consigliai. Perché? Cutolo lo chiese se si poteva avviarlo, Cutolo chiese se si poteva avviarlo come killer. Incominciamocelo a cattivare con queste cose qua, poi gli diamo qualche cosa mensilmente come si fanno agli altri e poi ce ne serviamo per la galera, per le carceri di questo tizio. E il pensiero... La coltivazione dell'NCO era questa qua inizialmente. Infatti si iniziarono... NCO sarebbe la nuova camorra organizzata. La nuova camorra organizzata. Mica è la Fiat, che ne sappiamo? La corte non ne sa. Si iniziava con pian piano con delle riviste, dalle riviste al dolce, dal dolce a effetti di biancheria personale, finché si giunse al punto che medesimo al cappellano a disposizione una somma di 300-400 mila lire per comprare tutte le richieste che lui chiedeva al prete. Per comprare ciò che a lui serviva. E che cosa avete comprato? Ricordo che una volta, perché allora me lo comprò pure a me in quell'occasione, cioè fecimo un cambio, lui mi dette il vocabolario suo vecchio e lui se ne comprò un altro. Vocabolario? Gli comprò un vocabolario turco, italiano, gli comprò delle magliette, delle scarpe, cioè tutto ciò che egli aveva di bisogno. Comprò pure un vestito? Non ricordo se l'ha comprato qualche vestito o no, ricordo che il prete... Comprò dei pantaloni? Dei pantaloni sicuramente ce l'ha comprati. Signor Pandico, io personalmente ho pregato il Ministero di Grazia e Giustizia di comprare un vestito a me e mette agli acci. Io personalmente l'ho pregato. Non ho comprato nessun vestito dal Ministero. Io personalmente ho pregato il Ministero tutto di Grazia posto. E Giustizia di dare un vestito a me e mette agli acci. Personalmente sono stato oggi. No, oggi, prima di iniziare questo processo. Beh, io sto parlando. Non ne aveva vestiti, signore. Io sto parlando quando stavo carcere, a Tascoli. Soldi registrato sempre. Dove sono questi soldi? Sto parlando di quando stavo a Tascoli. Tutto falso. Lasci stare che me lo devo interrogare pure. Poi lo interrogerete pure. Lasci stare. Io sto parlando di quando stavamo a Tascoli. Se poi lui questa roba chissà che ne ha fatto, non lo so. So che noi al prete gli davamo questi soldi e che li metteva a completa disposizione per le richieste di Alia Cià. Cioè noi chiamavamo turco. Ora se si comprava scarpe, pantaloni, alle volte il prete ebbe questa precisa disposizione da Cutolo che quando finivano i soldi lui li poteva chiedere a me o a Cutolo, questo prete. Questi soldi venivano registrati? No, ce li davo alle volte a mano personalmente perché c'erano là i soldi. Allora, siete andati a parlare con me MT Ariac? Sì. Avete instaurato un rapporto? Sì, sì, un rapporto. Andammo la prima volta, lo trovammo in stato di abbandono, parlammo col direttore allora Giordano, sollecitammo anche il maresciallo di fargli mettere a posto innanzitutto la stanza perché aveva tutti i superlettri un po' rotti, qualcuno ci mancava la plastica, qualcuno era mezzo scollato così. Ci fecimo togliere quella coperta, ci fecimo dare un pezzo di mocchetto, anzi mi pare che quella ce l'ha detto proprio Cutolo che l'aveva in più quel pezzo là, li fecimo aggiustare la cella meglio, la fecimo anche verniciare e così nacque questo rapporto. Questa cella quindi prima non aveva mocchetti, no? No, ma neanche dopo, aveva un pezzo, il posto che sostituiva la coperta dove lui si sedeva, faceva delle preghiere che faceva là. Dove l'hanno messo la mocchetta? Scusi, mi faccia capire. La moghetti per terra o sul letto? No,
al posto sotto una finestra, sotto la finestra, e ricordo che era la finestra che andava al campo sportivo, lui ci aveva una coperta dell'amministrazione, di cui se ne serviva, si sedeva sopra, faceva. Noi li fecimo togliere quella coperta, voi perché era sporco, voi perché non ci andava. Avete fatto mettere una mochetta. Ecco, gli ho detto un pezzo di mochetta a lui. Questa mochetta venne incollata sul pavimento della cella. Non lo so, gli fu mandato questo pezzo, ma non so lei se... Lei non l'ha visto questa mochetta poi? No, so che Cutolo ce l'ha mandato. Lei è andato... Abbi pazienza, signor Panico. Lei è andato nella cella del signore Acci. Dice, gli abbiamo fatto mandare la mochetta. Io ho letto un'intervista che ho pubblicato sull'Espresso che quasi quasi gli avevate fatto un trono Acci. Mochette per terra e via discorrendo. Ora lei mi dice, abbiamo mandato un pezzo di mochette che sostituiva una coperta sdrucita o quasi o sporca che era sotto la finestra. Io le ho domandato, visto che lei è andato in questa cella di Mehmet Ali Akçe, questa mochette venne incollata per terra o non venne incollata? Non lo so, perché io quando andai c'era la coperta, poi ci fu mandata la mochette, non so se gli addetti che li pitturano la cera, la misero a posto, la incollarono o no? Gli addetti erano personale dipendente o detenuti? Cioè gli addetti della custodia, addetti a questi lavori. Cioè chi erano, detenuti oppure... No, no, le guardie. Le guardie avrebbero messo a posto la cella di Mehmet Ali Akçe, ci avrebbero messo un pezzo di mochette sotto la finestra per sistemare decentemente questa sedia. Voi avete mandato i soldi. Lei quante volte è stato nella cella di Mehmet Ali Akçe? In tutto ci sono stato un 2 o 3 volte. 2 o 3 volte. La prima volta la mochetta non c'era. La prima volta non c'era. La seconda volta c'era la mochetta. Ma non ci feci caso. Non ci fece caso. Non ci feci caso perché la seconda volta andammo io Cutolo, venne Musumeci. Ecco, perché sarebbe venuto Musumeci e quando sarebbe venuto Musumeci? Ecco, vorrei andare un po' indietro con quel tempo su questo particolare. Il primo di trasferimento di Cutolo dalla Sinara era stabilito il 2 marzo dell'82. Verso il 28-29 gennaio ci venne un'imbasciata che durante questo trasferimento il Cutolo doveva essere ucciso. Ucciso dai servizi segreti. E l'uccisione non doveva accadere, cioè a sparare, a fare, ma bensì che dovevano buttare il furgone fuori strada. Mandammo a chiamare tramite allora l'avvocato Madonna, un altro nostro affiliato, a Musumeci. Mandammo a chiamare. Perché già il Musumeci aveva avuto dei contatti con Cutolo per quanto riguardava il caso Cirillo. Si mandò a chiamare questo Musumeci, il quale venne, si disse del particolare di cui si era venuto a conoscenza che... Venne nel carcere generale? Sì, venne nel carcere. Quando venne nel carcere generale? E venne verso la fine di gennaio. Dell'82? La fine o l'inizio febbraio, una cosa del genere. Inizio di febbraio dell'82. Venne nel carcere, prospettammo il pericolo di cui il Cutolo correva. Lui faceva capire che sapeva tutto e non sapeva nulla. E ricordo che venne verso le 7:30, le 8 di sera. E infatti questo colloquio si portò fino verso le 2:30, le 3 di notte. Di cui a questo colloquio... Musumeci era venuto solo? Venne lui e un altro signore che era la prima volta che lo vedevamo. Che? Un altro signore? Che era la prima volta che lo vedevamo. Chi era quest'altro signore? Ma lo conosco di vista, non dire il nome, non lo so. Era un ufficiale, che era? Ma sicuramente era qualcuno dei suoi. Al giornale Francesco Pazienza, diceva lui. Piglia, che fa? No, quella fu la seconda volta. Quella fu... Viene, dopo lungo battibecco, tra questo colloquio che si svolse tra Cutolo, Musumeci e me, noi chiedevamo a Musumeci il rinvio almeno di 15-20 giorni del trasferimento di Cutolo per la Sinara. Dopo... Musumeci, mi faccia capire una cosa, Bandico.
Perché queste cose a Musumeci di questo rinvio del trasferimento di Cutolo non gliele potevate chiedere attraverso l'avvocato? Perché doveva venire nel carcere esporsi così Musumeci? O gli potevate chiedere attraverso l'avvocato? Quali avvocati, chiedo scusa? Questo avvocato Madonna. Ma quello era un camorrista, era uno scagliozzo in sostanza. Uno scagliozzo per quale vi siete serviti per far scomodare un generale, venire un là. Generale della... Ma il generale già con Cutolo aveva dei vecchi rapporti. Si è scomodato a volte per venire sul caso Cirillo. Cioè, avevano già dei rapporti avviati tra lui. Poi era un fatto di... Era talmente immediato il trasferimento di Cutolo, la cosa era talmente grave che non si potevano mandare ambasciatore avanti e indietro. Era una cosa che senz'altro si doveva parlare con lui, personalmente. Dopo questo... un lungo battibecco tra questo Musumeci, Cutolo e me, si chiedeva e si ottenne il rinvio del Cutolo del trasferimento di 15-20 giorni e che soprattutto il trasferimento venisse fatto di giorno, perché inizialmente quello del 2 marzo era fissato verso le 9 di sera. Una parola tira l'altra, il Musumeci ci fece intendere che voleva qualche cosa. Che cosa voleva inizialmente non lo sapevamo, e lui per lì disse: guarda, se voi ci aiutate, disse, ma conoscete lì a Ciasi, lo conosciamo, ci siamo stati un paio di volte, ci mandiamo, disse, voi mi aiutate a farlo pentire o a fargli fare certe cose così, io vi rinvio questo trasferimento, cioè vi do assicurazione che il trasferimento sarà fatto fra 15-20 giorni. E fu proprio quella sera che il Musumeci... Quella sera di che data? Sto parlando ora, nella fine di gennaio. Fine gennaio, inizio febbraio, perché ero... Dopo poco uscito il libro Camorra, perché andai a presentare... consegnai il libro al direttore del carcere, dalla si venne a sapere il fatto del... Era 2-3 giorni dopo... uscito il libro Camorra, che scrive il prospetto da De Gregorio. Abbi pazienza, che l'autorità. Allucinante. Dopo Portici. Dopo pochi giorni è uscito il libro da Camorra. Perché il particolare, non del trasferimento, dell'uccisione di Cutolo, si venne a sapere proprio attraverso il direttore del carcere, quando io ci andai a consegnare la prima copia del libro Camorra. Quindi il libro Camorra lo mandarono verso il 27-28 ad Ascoli, ce lo mandò De Gregorio. Dopo un paio di giorni fu fatto tutto questo. Quindi la sera stessa, quando si parlò con questo Pietro Musumeci di questo rinvio di trasferimento, lui ci parlò, se conoscevamo questo Accià, disse, ma sì, lo conosciamo, ci siamo in rapporto, e se lo aiutavamo a farlo pentire. Farlo? A farlo pentire, a farlo collaborare con lui. Disse a farlo pentire o a farlo... A farlo collaborare con lui, pentire, ecco, queste cose qua. Quali cose qua? Cioè, queste che ho detto. O a farlo... Cioè, se faceva ciò che lui diceva, se noi lo potevamo aiutare a farlo collaborare con Musumeci. Ci guardammo in faccia. Musumeci che cosa vi ha detto che lui diceva? Che cosa voleva che facesse Mehmet? Prima di questo, ci guardammo... Un attimo, perché ci guardammo in faccia, ecco, beh... Che ce ne frega, la cosa si dice a farlo pentire. A farlo pentire vuol dire a dire la verità. No, a farlo pentire, secondo no. Cosa mi disse che voleva da me? Cioè, voleva che lui faceva delle dichiarazioni per quanto riguardava i bulgari russi. Musumeci avrebbe detto a lei. No, a me. Ne parlò con Cutolo. E lei era presente? Ero presente a questo. Parlò con Cutolo e disse a Cutolo che cosa? Cerchi di essere chiaro. Gli cacciò una bozza, quando lui fece la richiesta, inizialmente se ne conoscevamo lì. Noi dissi, sì, lo conosciamo, ci sono anche dei rapporti, stiamo a disposizione per lì, tutte queste cose.
Lui disse in sostanza, se volevi il trasferimento del cutolo per 15-20 giorni, dovevo firmare alcune carte che lui aveva. Ci fece vedere queste carte, erano scritte su carta normale, così. E parlava. Cioè, signor Pandico, un generale come Musumeci viene da lei e vi fa vedere delle carte. Chiaro? Venne ad Ascoli. Venne ad Ascoli, non venne da me. Venne ad Ascoli e vi fa vedere delle carte. Cioè vi fa vedere una dichiarazione che Mehmet Aliak già doveva firmare, tramite vostro. Che doveva firmare, sì. Tramite vostro. Tramite nostro, sì. Cioè vi doveva consegnare. Cioè noi dovevamo presentare Aliak e Musumeci. Lasci perdere, lasci stare, dove venne questo generale Musumeci proponendo a Cutolo di far firmare a Mehmet Aliak già una dichiarazione. Sì. E aveva già preparato una dichiarazione. L'aveva, sì. E lei l'ha letto questa dichiarazione? No, so che lui ce ne parlò là. Che cosa vi disse che parlava, allora Musumeci che c'era scritto nella dichiarazione? Che nella dichiarazione parlava il fatto della pista burgara e della pista... Che cosa diceva? Lasci stare, ancora. Cioè, diceva che si doveva convincere Ali a farlo accusare i burgari russi. Far accusare? I burgari russi, questa gente qua. Noi ci guardiamo in faccia e appunto dice, ma noi che ce ne frega dei burgari russi? La cosa essenziale. In questa dichiarazione che c'era scritto, io ho sottoscritto a Mehmet Aliak che ci accusa i bulgari e i russi, che c'era scritto? Lei è un uomo che pare che scrive libri pure. No. Allora una dichiarazione in condizione di... Vida, noi la dichiarazione letta né io né Cudo non l'abbiamo letta. Ce l'ha detto lui. Lui chi? Il Musumeci. Il Musumeci allora sta dichiarazione non l'aveva. No, lui ha detto a noi, in sostanza questa dichiarazione serve che Ali deve accusare il Burgrinus e basta. Lei la dichiarazione l'ha vista o non l'ha vista? Sì, ma mi ha detto che lei ha visto una dichiarazione. Sì, vista ma non letta. Era lunga, era corta. Ma era un foglio, era. Un foglio come? Era un foglio da trascritto. Un foglio da tiro scritto può essere grande, piccolo. No, un foglio di carta normale, della normale carta, ecco, un foglio normale così, un foglio così. Un foglio di una sola facciata. Una sola facciata era. Quindi era un foglio da tiro scritto. Che lui ci aveva detto in sintesi, lui deve firmare questi che accusi il Burgrinus. Questo era. Quindi il generale Musumeci aveva un foglio nel quale c'era scritta una confessione di Ali Akhja, in cui Akhja dichiarava di aver agito per conto dei bulgari e dei russi. Bene, il generale Musumeci ha fatto dei nomi? No. I bulgari e i russi sono... Non lo so, a noi non ci fece nessun nome. A noi non ci fece nessun nome perché... Allora che c'era scritto? Non fa... Questa era una dichiarazione in tre righe, che c'era scritto in tutto questo? Ma a noi ci disse in sintesi lui che si trattava che Aliaccia doveva firmare... E chiede questa dichiarazione? Esatto. Quelle mi chiede poi il foglio? No, lui... Perché non ve lo dico? A noi non ci interessava questo foglio. A noi ci interessava il rinvio del trasferimento di Cutolo. Quando lui ci propose se stavamo bene con Aliaccia, se Aliaccia avrebbe firmato questo foglio, se noi avremmo fatto tra lui e Aliaccia un processo di persuasione, di farlo, ce lo presentiamo, e a noi che ce ne frega. La cosa essenziale era l'obiettivo di far inviare il trasferimento di Cutolo. E lui, il Musumeci, in sintesi ci disse... Si tratta che lui deve accusare i bulgari russi e basta, ma lui che ce ne fottono i bulgari russi o il Giappone? La cosa essenziale è che il trasferimento venga rinviato, perché a noi ci servivano dal 2 marzo almeno un 14-15 giorni. Quindi questo generale Musumeci venne con una dichiarazione che non venisse? No, ce l'ha mise sul tavolo. Era scritta in italiano la dichiarazione? Ma vi direi una fesseria, se era scritto in italiano, in turco, in giapponese, vi direi una fesseria. La dichiarazione era scritta in turco, in italiano, in cinese, in giapponese, in sanscrito, come era scritta questa dichiarazione? No, perché non l'ho letta. Non sa se era scritta né in italiano né in turco. Non l'ho letta. Non lo sa. Bene, so sa che era un foglio. Si vedeva che era dattilo scritta. Sa, quindi lei mi dice che era un foglio dattilo scritto, cioè mezza, una facciata sì. Di un foglio dattilo scritto. Lei non ha visto se era scritta in italiano o in arancio. No. Bene, il generale Musumeci vi disse che in questa dichiarazione che bisognava far firmare... Non gli dissero che cosa volesse. Che bisognava far firmare a me e mettere a già. C'era scritto questo. Signor Pandico, lei dovrebbe essere così cortese da spiegare a questa corte questo. Lei non è nuovo ai processi, era salito, per quello che so io, ripeto, alle carte che ho.
che le confesso che non ho seguito questo processo di Napoli, lei è uno che è pratico di processi. Uno che, come lei, è cutolo pure, presumo che di processi se ne intendesse. Insomma, la dichiarazione dice: io accuso i bulgari e i russi, che significa? Accuso Tizio Caio Sempronio, poteva significare. Senta, signor Presidente, noi in quel periodo, quando si parlava del trasferimento di Cutolo, si veniva già da un lungo travaglio. Dal documento Maresca Unità un fallimento, dal caso Cirillo un altro fallimento, dalla morte che si prospettava di Cutolo, che stava... A noi non ci interessava. A noi l'obiettivo nostro quella sera era quello di ottenere il trasferimento, di far rinviare di 15-20 giorni il trasferimento del Cutolo, cosa che si chiede e si ottenne, perché durante quei 15-20 giorni io scrissi 1.500-2.000 lettere circolari, mandandole a tutte le carceri d'Italia, a camorristi, mandandole all'esterno, che se il Cutolo sarebbe arrivato morto all'Asinara o che avrebbe avuto morto di qualsiasi maniera, che poi infatti il Cutolo prima di partire mi ha anche un testamento, si devono fare degli atti di rappresaglia contro la custodia. Signor Pannico, lei, io non sono addentro nelle vicende della NCO, sono un modesto osservatore. Lei mi pare di aver capito che ha detto qui a me che Cutolo lo dovevano ammazzare i servizi. E allora che c'entravano queste lettere mandate al carcere? Che i servizi stavano nel carcere? Questo me lo spieghi. No, scusi, e allora i servizi dovevano ammazzare Cutolo? Lei minaccia i detenuti delle altre carceri? Scusi, mi faccia capire. No, si avvisavano agli altri camorristi e capozzone che se il Cutolo, dopo anche la promessa fattaci dal Musumeci, che se il Cutolo durante il tragitto alla Sinara sarebbe morto o sarebbe successo qualche cosa a lui, dovevano fare questa rappresaglia verso le guardie di custodi che stava all'interno, verso le forze dell'ordine che stava all'esterno, rivendicando l'attentato alla morte di Cutolo. Ho capito. Quindi era una maniera di ricattare lo Stato come istituzione, dicendo sì, se fate questo... Ed ecco perché ci servivano quei 15-20 giorni, dal 2 marzo che poi infatti il Cutolo... Questi 12, mi faccia ancora capire questo. Questi vi servivano per che cosa? Per fare spaventare queste persone? No, signore, per preparare queste lettere, per avvisare tutta l'organizzazione. Signor Pandico, mi deve far capire ancora questa piccola cosa. Lei sta trattando, lei o Cutolo, state trattando con un capo di servizi italiano, con un generale. Dice questo generale, se voi mi fate questo favore, questa cortesia di convincere Mehmet Ariak, già io vi faccio ottenere questo. Io vi faccio ottenere questo. Lei che cosa fa? Lei nel frattempo manda delle lettere. È così? No. Raggiungiamo questo accordo. Li presentiamo lì a Cia. Li facciamo fare questo contatto. Sì. Lui ci promette questo trasferimento di 15-20 giorni. In questo frattempo, in questi minuti, faccio queste lettere a firma di Cutolo e vengono mandate in tutte le carceri d'Italia e pure ai capozzoni e altri responsabili, che qualora, se in caso mai Cutolo arrivasse morto alla Sinara o lo succedeva, di fare queste rappresaglie. Cioè non vi siete fidati di quello che va detto? No, non ci fidavamo neanche di lui. Non vi siete fidati? No, perché già il Musumeci fece un bleff a Cutolo sul caso Cirillo. Già fece un bleff, che poi è nata una rottura tra NCO, Brigate Rosse, eccetera. È nata una rottura proprio a seguito di certi bluff fatti dal Musumeci, perché il Musumeci entrò nel caso Cirillo quando si parlava che allora chiedevano i brigadisti le 1.000 mitragliette, qualcuno voleva cedere, da allora subentrò il Musumeci. Quindi non si aveva mai... Quindi lei non si è affidato, né lei né Cutolo, vi siete fidati della parola del generale Musumeci e avete mandato queste circolari. Sì, ma noi non ci serviva, chiedo scusa signor Presidente, non ci serviva la parola del generale Musumeci come garanzia che il Cutolo arrivasse vivo là. A noi la garanzia ce la davano proprio quelle lettere mandate, che poi a Musumeci glielo dissimo. Cioè quando passarono un 7-8 giorni ce lo fecimo sapere.
fare amico, non fare nessun doppio gioco, perché quella questione è questa. Ma allora che cosa vi serviva a voi da Musumeci, scusa? Che cosa? Che cosa vi serviva da Musumeci? Il rinvio. Il rinvio. E Musumeci ve lo diede quella sera stessa? Sì, ce l'ho promesso, ce l'ho promesso. Allora voi dite che siete andati, tornati, lei, Cuba. Però, aspetti un minuto. Veniamo a me e Mettariacci. Lei dice, abbiamo preso questo foglio di carta del generale Musumeci, quando ve lo fece leggere? Quando la sera siete andati nella cella di Akja o un altro o precedente? No, stesso quella sera. Quella sera. L'aveva scritto l'Arce, l'aveva lui preparato? No, l'aveva già in tasca. L'aveva già in tasca. È venuto questo, cioè, generale Musumeci con un'altra persona, lei dice un ufficiale, così che ha detto. Suppongo, non lo conosco, qualcuno di suo era sicuro. Per portarlo. Non lo conosco. Sarebbe in condizione di riconoscerlo, presumo. Se lo vedo, sì. No. Andò nella cella di... Andaste allora nella cella di Mehmet Ariagia? No, andammo prima nell'ufficio del direttore. Chi? Io, Gudolo e Musumeci. Nell'ufficio del direttore? Del direttore. Chi era il direttore di Ascoli Piceno? Allora era Cosimo Giordano. Cosimo Giordano. E che cosa avete detto a questo signor Cosimo Giordano? No, se ne è uscito e basta, non si è detto niente. Ah? Se ne è uscito. Andaste nell'ufficio del direttore? Sì, nell'ufficio suo a piano terra. Lui quando ci vide arrivare, ci salutammo così alla fretta e furia e se ne andò. E rimase, mi ricordo che quella sera... avete chiesto l'ufficio del direttore per far venire Acris, ma che cosa avete chiesto l'ufficio del direttore? Cioè noi l'incontro con Musumeci l'abbiamo fatto nell'ufficio del direttore. Ah. Come tanti incontri, non erano solo quello. E il direttore se ne andò, ho capito. Ci salutavamo in fretta e furia e se ne andò. E allora eravate lei, Musumeci, questo assistente di Musumeci. C'era Guarracino e c'era, mi ricordo che quella sera il brigadiere di servizio era Vincenzo San Paolo. Vincenzo San Paolo. Ed erano tutti presenti a questo colloquio? No, esternamente. Presente al colloquio chi c'era? Stavo io, Cutolo e Musumeci. Lei, e questo signore... l'assistente di Musumeci non c'era? E questo signore che vi ho detto. E questo signore. Dopo che cosa avete fatto? Siete andati tutti nella cella di Acci o avete mandato a chiamare Acci? No, dopo fatto questo fattore qua siamo andati via Acci, cioè abbiamo raggiunto l'accordo con lui, abbiamo chiamato a Guarracino, che stava fuori, il comandante di quella sezione, e siamo andati da lui. Come mai non l'avete fatto venire da voi? Era l'ufficio del direttore? Era più no, bravo. Era complicato a farlo venire. Perché? Perché stava... voi perché si doveva chiedere un favore a Guarracino a farlo venire? Voi anche perché tra l'ufficio del direttore e dove stava Cià era poco distante. Ma era sempre più antipatico, in una cella non è che c'era posto da sedersi tutte queste persone. Non ho capito. Non è che c'era manco posto per sedersi tutte queste persone. Non è che noi dovevamo sederci là. Io domandando come mai non l'avete fatto venire. No, allora siete se... entrati nella cella di questo signore. Eravate sempre queste persone soltanto. Sì. Lei... No, e là subentrò anche Guarracino, che rimase sul taglio di porta, così, sulla soglia. Guarracino? Anche no. Guarracino. Quando andammo da lui... All'esterno caccia. Restò? Sì. Guarracino restò all'esterno della cella? Sì, sul taglio di porta della cella. La cella era chiusa, no? No, aperta era. La lasciò aperta? Sì, che andavano in un corridoio. Ah, che già venne nel corridoio? Aveva la stanza che apriva la porta su un corridoio. Sì, signore. E all'estremità di questo corridoio c'era un altro portone blindato, quello stava chiuso. Sì. Allora avete fatto uscire anche già dalla cella. No, chiedo scusa, abbiamo fatto? Uscire già dalla cella. No, siamo entrati noi nella sua siete cella. Siete entrati voi nella cella. E Guarracino è rimasto davanti alla... È rimasto sulla soglia della cella. Io gli ho domandato se la porta della cella era chiusa quando... Aperta, quella del corridoio era chiusa. Quella della cella era aperta. E Guarracino stava davanti alla porta aperta. Sì. Quindi vedeva e sentiva quello che c'era là dentro. Sì, signore. Questo sto domandando. E allora avete parlato, chi ha parlato con Aggià? Prima ha iniziato Cutolo. Cutolo, e che gli ha detto Cutolo? Ha detto questo è un nostro amico, mettiti a disposizione, così così così. Gli ha detto che amico era, che funzione aveva? No, in quel momento no. No, gliel'ha detto. L'ha detto solo questo è un nostro amico, mettiti a disposizione, perché l'obiettivo di Musumeci era quello che voleva che ce lo presentassimo. Beh. Come amico. Oh, quindi siete andati là e avete presentato, cioè vi siete fatti garanti presso me e mette Aggià. Che questo Musumeci, che voi non avete presentato per nome, presumo, no, era un vostro amico. Dopo che è successo? Dopo che ce l'ha presentato, ci siamo trattenuti roba di un quarto d'ora, 10 minuti, così, è finito tutto, ce ne siamo andati. Lui non ha chiesto niente, questo Musumeci, a me mettere Aggià? In quel momento?
No, in quel momento si parlava quando si presenta un amico, è un nostro amico, è un bravo amico, così metti a disposizione, questo non ti fa prendere collo, tutto questo è qua. E si disse anche a lui in quella circostanza, dice questo è quello che ti può fare uscire, ti può aiutare, ti può fare. Ti può far uscire? Ti può aiutare. Ti può aiutare come? Ti fa uscire dalla galera, di quelle cose. Dice questo è un nostro amico possente che ti può aiutare. Eh? È un nostro amico possente che ti può aiutare. Che ti può aiutare? E ve ne siete andati tutti. E ce ne siamo a... voi? Vi siete andati poi tutti? Sì, dopo un quarto d'ora dici. E non avete parlato. No, del processo. La mattina però, la mattina, ricordo che abbiamo mandato la mattina successiva. Sì. Abbiamo mandato il prete per vedere l'umore di Ali come stava. Più o meno sì. E mi pare che pure quella mattina ci mandammo della roba là, del genere di conforto tramite il prete. E per sapere anche, venimo a sapere poi tramite il prete che la mattina stessa del giorno dopo il Musumi c'era stato da lì a Cià. Senza di voi. Senza di noi. E che si erano detti? Beh, questo non lo sappiamo. Lei non lo sa. E Musumeci non glielo fece sapere? No, no. Ma noi, veda, a noi non ci interessava che cosa si diceva, a noi ci interessava il trasferimento. Dice. Lei è stato ad Ascoli Piceno fino a quando? Fino al maggio 82. Fino al maggio 82. La fine maggio così. Lei poi avrà incontrato me e Mettarea già altre volte, no? Sì, poi ci andammo dopo quel fatto, dopo altri dopo quattro giorni così. Sempre per rinfrescargli la promessa fatta di mantenere questo rapporto a questo Musumeci. Per paura se lui potesse cambiare idea oppure potesse nemicarsi con questo. Andammo, lo trovammo tranquillo, cioè lo trovammo abbastanza più ripreso, più. E allora a voi risultava dal prete che Mehmet Aragia aveva sottoscritto quella dichiarazione a Musumeci? Sì, ci risultò perché il prete era un nostro informato. Da parte che il era prete un... vi disse che Mehmet Aragia aveva sottoscritto questa dichiarazione? No, il prete ci disse che era andato nuovamente a Musumeci e che stava tutto a posto. Tra lui e Musumeci stavano bene, non ci disse se l'aveva firmato o no, questo non ce lo disse. Cioè il rapporto come si manteneva tra lui e questo amico che l'avevamo presentato, questo Musumeci, e lui disse no, tutto a posto, vanno abbastanza d'accordo tutto. Ma lei, che era una persona, per quel che ne so io, ha dentro ad alcune cose, tant'è vero che ha parlato di spaccatura di BR e via discorrendo, non ebbe mai curiosità di domandare a Mehmet Aragia che cosa era successo tra lui e il generale? Ma senta, signor Presidente, mi scusi se... non avevo un'arma nelle mani. No, se monotona la ripetizione. Ma a noi non ci interessava Aragia. A noi non ci interessava. A noi ci interessava il rinvio del trasferimento, perché in quel momento si stavano in mezzo a tanti problemi. C'era addirittura la situazione che giorni prima, mesi prima... Sì, giorni prima addirittura Rosetta Cutro aveva tentato il suicidio, si era bisticciato col fratello, c'erano tanti problemi che... Quindi non avete più seguito... No, a noi ci interessava che il Musumeci rinviasse il trasferimento del Cutro, poi il resto non ce ne fregava né di Musumeci, né di Aliaccià, né di Cutro, né di... Sì, ma di Aliaccià vi fregava in un primo momento perché ne volevate fare un chilo. Noi volevamo fare un chilo, lo volevamo... E poi l'avete abbandonato questo progetto. Ma perché non è stato il primo, l'abbiamo sacrificato a Musumeci che ci doveva interessare per questo trasferimento. L'avete sacrificato a Musumeci, ve lo siete tolto di bocca, diciamo. Bene, e poi lei lo ha incontrato, gli ho domandato a me e a Matteo Aliaccià. Quando l'ha incontrato? Dopo, successivamente. Dopo l'ho detto, dopo quell'incontro di quella sera, la mattina appresso fummo informati, anzi chiesemmo specifiche informazioni al prete per vedere i rapporti, questa saldatura avvenuta, questa presentazione, se andava bene o male, se c'erano mutamenti in lui o no. Il prete non di tutto, anzi appunto nella tarda mattinata sono incontrati, stanno bene. E andammo noi dopo due o tre giorni. Ma andammo così attraverso quella porticina che vi ho detto, non più dalla porta d'ingresso del corridoio, ma da questa porticina attraverso la sala convegno. Andammo là, ci trattenemmo un quarto d'ora, un 10 minuti e ce ne andammo.
stesse volte lo salutavamo anche attraverso il campo sportivo, ci facevamo portare dal brigadiere in un angolo fuori zona del campo sportivo, lo salutavamo da là. Lei, oltre queste visite del generale Musumeci, che le dice di quest'altra persona, lei ha visto nel carcere di Ascoli Piceno altre persone fare visita a me e Metaria già? Per quello che mi risulta a me, no. Nessun'altra persona dei servizi è venuta a parlare con me? No, mi ha detto, disse poi il prete, questo mi pare che lo disse dopo la partenza di Cutolo, che aveva ricevuto altre visite, ma a me neanche interessava e non mi interessò neanche a comunicarlo a Cutolo, perché la cosa, come vi ho detto poc'anzi, non ci interessava né a Liaccià né a Musumeci. Cioè, lei adesso mi deve far capire questo: Musumeci fu contento del vostro intervento presso Liaccià, che vi consentì il trasferimento? Musumeci chiede solo di presentarcelo. Fu contento di questo, attraverso vi questa garanzia, e ma vi accordò, ma per quale motivo? E da là lui disse, e vi accordò, è chiuso. Sospendiamo 10 minuti, devo controllare alcune carte, mi dispiace, sospendiamo 10 minuti. Ora al panico. Lei ha rilasciato al pubblico ministero dottor Ionta, per cortesia, questa dichiarazione, il 18 luglio dell'85, abbiate pazienza, su. Detto confermo integralmente l'intervista da me rilasciata al giornalista Piero Calderoni dell'Espresso. E io questa intervista gliela voglio leggere, perché ci sono delle cose un poco diverse da quelle che lei ha riferito al giudice. Lei durante un'udienza del processo di Napoli ha sussurrato "fummo noi a far pentire Agià", che intendeva dire? Questo è il testo dell'intervista. Premetto che di questa storia ne sto parlando in questi giorni con un magistrato. Chi è questo magistrato? Perché la storia interessa a noi, questa corte, desideriamo sapere chi è questo magistrato. Io ho detto al cronista, ne ho parlato col magistrato, come ho detto poc'anzi. Ne sto parlando in questi giorni con un magistrato. No, sarà un'interpretazione sua. Io ne ho parlato nei verbali a diversi di pietra sin nel maggio e giugno del 1983. Con quale giudice, in quale verbale? Alla procura di Napoli, a diverso e di pietra. Al giudice di Persio, sì. Lei nel... Quando uscimmo a fine di padre Santini. Nel 1900... Di padre Mariano, voglio dire. Della posizione di padre Mariano, la posizione camorristica, uscì a fine di questo particolare. E lei parlò di questo? Ho già verbalizzato, ora è stata l'interpretazione. A proposito di Agià stiamo parlando. Sì, sì, proprio, anzi, là si parlava dell'attentatore del Papa, Rodurk si diceva. Quindi in questi verbali il collega di Persio ci dovrebbe essere questo? In particolare per quanto riguarda la posizione del prete. Perfetto, va bene, noi cercheremo. Dunque, per capire cosa è accaduto, bisogna tornare con la mente all'82, dice lei. Il caso Cirillo è finito, la DC non ha mantenuto i patti. Ad Ascoli i servizi segreti sono entrati ed usciti, a loro piacimento. In quel periodo è in carcere Aria Già, con cui io e Cutolo facciamo subito amicizia. Aria è impaurito, non conosce la lingua, non ha vestiti, è rapata a zero e sta in una cella sporca. Noi decidiamo di dargli una mano. Pensiamo che un tipo come lui possa essere... Di dargli una mano. Sì. Pensiamo che un tipo come lui... Perché? No. Ma lasci stare, perché si preoccupa, ma se non sente lui ha voce, abbiate pazienza, non ha mica bisogno di tutti questi suggerimenti, ha pure un avvocato di ufficio. Pensiamo che un tipo come lui possa essere utilizzato benissimo come nostro killer nelle carceri e per corteggiarlo per poterlo poi affiliare. Diamo vestiti e lei mi ha detto che sti vestiti... Cioè, vestiti ho detto...
damma i soldi al prete per dargli tutto ciò che serviva. Signor Bandico, io se faccio una domanda ho le mie ragioni per sì. farlo. Lei qua ha detto al giornalista gli diamo vestiti. Sì, si davano tutti. A me mi ha detto che gli avete dato dei pantaloni. Il prete ci portava delle liste, ci dava biancherie quelle che le serviva. Lei mi ha detto che gli avete dato dei pantaloni. Sì, il prete veniva, le ho comprati i pantaloni, le ho comprato le scarpe, le ho comprato le magliette, tutte queste cosette qua. Abbiamo modo di accertarlo questo. Gli diamo vestiti, gli facciamo mettere televisione e mochette nella cella. Sì. Ha fatto pezzo... mettere la televisione? Sì, perché la sua, non so se l'aveva rotto, non l'aveva proprio. Pare che non quale televisione gli avete fatto mettere? Di chi era la televisione? L'avete comprata voi? No, dell'amministrazione. Dell'amministrazione. E allora che avete fatto? L'avete raccomandato per fargli cambiare la televisione? E mochette. Quel pezzo che quel pezzetto detto. Di mochette. Gli regaliamo libri e vocabolario italiano. Sì. Poi era uno. Anzi, due. Due? Era una grande, uno grande e uno tascabile. E l'altro libri che erano? Ma erano libri di religione cattolica, così. Come mai libri di religione cattolica? Il prete quello ha voluto dargli. Eh? Il prete quello ha voluto dargli, perché venne solo nella stanza da me, da Cutolo, vide dei libri e ce li portò. Libri erano romanzi, scontro religioso, così. Ci parliamo a gesti con sì. le mani. Lui pronunciava solo amico queste parole qua. Facciamo amicizia. Poi ecco, con quel giorno succede un fatto. Veniamo a sapere che per il 2 marzo il Ministero ha deciso di trasferire Cutolo alla Sinara. Ma non è tutto. 5 o 6 giorni prima della partenza parlo col direttore del carcere, il nostro amico Cosimo Giordani, e quello mi fa: guarda che ho saputo da un capitano dei servizi che durante il trasferimento vogliono simulare un incidente e uccidere Cutolo. Possibile? Vado da Cutolo e gli faccio: guarda che Cosimia lo dice questo e questo. Ci mettiamo subito nell'arme, forti delle conoscenze fatte durante il caso Cirillo, tramite l'avvocato Madonna, nostro affiliato, ci mettiamo in contatto con Pazienza e Musumeci. Pure con Pazienza? Sì, dopo è subentrato nel secondo tempo Pazienza. Ma dice con Pazienza e Musumeci, che vuol dire? Inizialmente venne solo Musumeci. Dietro Musumeci è l'alto ufficiale del SISM finito in prigione per le deviazioni del servizio segreto. Qua invece dietro non è stato corretto, doveva essere Pietro Musumeci, evidentemente. La sera del 1 marzo Musumeci viene ad Ascoli. In una... Lei dice la sera del 1 marzo, qua al giornalista. No, io ricordo, parto sempre da questo punto. L'inizio febbraio, fine gennaio, inizio febbraio era. Quindi non è esatto questo che ha riportato il giornalista. Il 1 marzo. Mi dice... il 2 marzo il trasferimento di Cutolo. Quindi non è esatto questo riferimento del 1 marzo, è fine gennaio, inizio febbraio, così. In una stanza seduti davanti a un tavolo parliamo dalle 8 di sera fino a notte fonda. Lui nega sorridendo che qualcuno possa ipotizzare l'eliminazione di Cutolo, ma aggiunge anche che quando si mette la testa in certe storie c'è da restarne scottati. Io non mi fido, Cutolo poi è terrorizzato, chiediamo che il trasferimento sia rimandato di 2 settimane. Musumeci ci dice: io vi faccio questo favore se voi me ne fate un altro, e ci chiede di aiutarlo a far pendere il turco a già. Dalla tasca tira fuori un foglio di carta, una specie di bozza di verbale senza intestazione su cui sono scritte le motivazioni che Agià avrebbe dovuto addurre per il suo pentimento. Vi si parla di Unione Sovietica, di Bulgari. Lei qui davanti a noi non ha detto queste cose, ha detto che ha visto un pezzo di carta dattilo scritto, non sa che cosa c'era scritto ma anche in che lingua era scritto, e qui parla il giornalista di motivazione e via discorrendo che erano scritti in questo foglio. Io desidero sapere soltanto qual è la verità, quella che ha riferito a noi o quella che ha detto il giornalista. No, quando la verità è questa, quello che ho detto poc'anzi, quando chiesi di che si trattava, lui disse: mi serve per far accusare i bulgari russi e basta. Mi serve? Per far accusare i bulgari russi. Noi ci guardiamo in faccia e quello come dire che dobbiamo fare. Ma non parlò di motivazione, di cose, parlò, no, mi serve. No, no, ma l'obiettivo suo era quello di conoscerlo, di avere questo contatto di fiducia tra lui e Aliaccià. Ma nel foglio di carta c'era scritto quello che avrebbe dovuto dire a Già o c'era scritto che gli serviva? No, lui ce lo disse a voce. Il foglio di carta che c'entrava allora? Lo mise sul tavolo, l'aveva cacciato lui, no? Ma gli serviva per questo, c'era la dichiarazione che doveva fare a Già. Se lui a voi ha chiesto di presentargli a Già, e ha detto: mi dovete presentare a Già perché mi deve fare questa cortesia. Sì, parlava di fare male quella carta. Che c'entrava questo foglio di carta? Lui l'ha cacciato, perché lui gli domandava: ma che ne devi fare, perché? Visto no, per il fatto così, ci disse il fatto di questa carta, la cacciò.
dalla tasca tira fuori un foglio di carta, una specie di bozza di verbale. Questo non è vero, no? Caccio questa carta da te. E non sa manco se è scritto in italiano, quindi non sa che. No, si vedeva che era dattilo scritto sul tavolo. Beh, è dattilo scritto. Ma non si vedeva perché. Può essere un appunto pure, che bozza di verbale. Lei ha detto bozza di verbale. No, non era un appunto, perché lui quando parlava e parlava di riconoscere ciò, indicava con la mano questo foglio di carta. E diceva? Diceva io ci devo parlare con lui in modo che gli faccio vedere questa carta. Noi gli chiesimo ma di che si tratta? E lui visto il fatto che vi ho detto poco altro. Ci guardiamo in faccia a Cutolo, ma facciamo così, che ce ne frega. Accettiamo. Con noi ci sono anche il cappellano Mariano Fantini. E c'era il. Si chiama Fantini sto cappellano. Santini. Santini, qua è un altro errore del pronto. Santini subentrò il mattino dopo. E Mariano Fantini chi è? Ma non esiste sto Fantini, avrei sbagliato il cronista. E Santini, no? Santini. E si chiamava Mariano Santini. Mariano. E allora è sbagliato. E il maresciallo Guarnacino, nostro affiliato. Ha già viene chiamato. Come? Qua c'è scritto che avete chiamato ha già. Poi mi avete detto qui invece che non l'avete chiamato ma ci siete andati. Va bene. Gli spieghiamo che Musumeci lo può aiutare sottolineando il fatto che mentre in Turchia rischia la pena di morte, qui in Italia le cose si potrebbero mettere nel modo giusto per lui. Gli facciamo leggere il documento e se non ricordo male Musumeci glielo fa anche firmare. Ecco il punto che mi interessa. Gliel'avete fatto leggere questo documento? Gliel'avete fatto firmare? Noi ci presentammo a Cia, a questo Musumeci. Poi si misero a parlare tra di loro. Noi stavamo sempre nella stessa stanza. Il documento l'aveva in mano Musumeci. Stavano appoggiati sul loro tavolo. Ma io non ricordo con precisione se l'abbia firmato o no. E Musumeci che fa? Gliel'ha letto da già sto documento? Davanti a lei? Ma si parlavano tutte e due. Ma come si parlavano? In che lingua si parlava? Ah, come che ne so, lei c'era, io mica c'era. Sì, in che lingua si parlava? Stavamo là. Lei dice parlavamo accenni e con le mani. E questi due in che lingua si parlavano? E allora gliel'ha letto questo documento? Non sono io che ho detto a un giornalista che gliel'ha fatto firmare che era presente lei. Lei l'ha detto, mi dica se è vero o non è vero. Che il documento l'ha firmato, quella sera la stessa, e sono sicuro che l'ha firmato perché lui hanno parlato e sono messo sul tavolo poi. La sera l'ha firmato in sua presenza, quindi è così. Allora devo dedurre perché questa cosa non l'ha detta il procuratore della Repubblica. Quale procuratore? Aionte. Quello di Napoli? No, questo di loro. E gli ho detto di quello conferma l'intervista. Gli ha fatto firmare i documenti. No, lui mi ha detto, voi confermate l'intervista, ho detto sì. Scusi, stamattina io l'ho interrogato. Oh, stamattina, poco fa, l'ho interrogato io. Sì. Lei non mi ha detto che ha fatto firmare questo documento Musumeci. Senta, signor Presidente. Me lo faccia capire. La visita di quella sera, di quella notte, erano circa le 3. Dopo un lungo battibecco con questo Musumeci, l'incontro in quella stanza durò in tutto un 7-8-10 minuti. Lo vedi mio accudito che questo si appardò. Cioè, in un angolo della stanza, su questo tavolo, che Musumeci stava con questa penna a mano. E molto probabilmente ce l'ha fatto firmare. Allora, lei ha visto Musumeci che stava con una penna in mano. Sì. E molto probabilmente gliel'ha fatto firmare. Io adesso le faccio vedere un documento, vediamo se per caso è questo. Venga, signor Panti. Ma che c'entra questo? È quello che... Aggiunge un altro punto. Lei dice, in quelle condizioni mi emette alia già... Avrebbe firmato, ho detto qualunque cosa. E poi lei dice questo, continuammo a insistere tutta la notte. E se chi avrebbe firmato qualunque cosa che c'era bisogno di insistere tutta la notte? Cioè e lo avete pure minacciato, dice. No, no, non parliamo di minacciare. Beh, l'aveva firmato e poi continuate a minacciarlo, no. Per quale ragione? Che logica è questa? A mantenerlo buono, che la mattina appresso, tutta la notte, settimo là ve l'ho detto, quel quarto d'ora, 10 minuti, che il mattino appresso mandammi il prete...
per vedere lui come stava, più o meno se di umore, se aveva cambiato idea o no. No, l'ho visto lo trovare. Ma per minacciarlo. Ma no, no, non ci può, no. Allora lei perché ha detto al giornalista una cosa diversa? Se gliela rileggo, guarda. Comunque devo rispondere io perché... Dopo risponderà. Il tempo corre... No, il tempo corre pure per tutti, insieme. Continuiamo a insistere per tutta la notte. Nei giorni seguenti sia io che padre Santini, minacciando anche veramente a Già, che se non avesse dato in retta ai consigli di Musumeci avrebbe potuto passare dei guai anche in carcere. Questo è vero. Non è un'espressione... insistendo a premere la cosa ma non minacciarlo, no, che poi il quale avrebbe passato dopo se è il caso, ma a lui non lo stava mai minacciato. Cosa lo avevi pensato che se lui non accetta questo rapporto come su amici? Qui c'è un documento, venga qua, sono costretto a coprire questo, ecco, e questo per caso, sono costretto a coprirlo perché era un pezzo di carta, era la distanza di un metro e mezzo, così. Il Presidente esibisce al testo l'appunto consegnato dai servizi al giudice istruttore a foglio 1803 del volume, fascicolo ottavo del volume terzo. Sta scrivendo, cancelliere? Il testo dice, non sono in grado di dire se era questo il documento, anche perché io l'ho visto a un metro e mezzo circa di distanza. C'è comodi. Le devo dare lettura della dichiarazione che lei ha fatto al pubblico ministero Ioni. Lei dice, confermo integralmente l'intervista da me rilasciata al giornalista Calderone dell'Espresso. Intendo precisare anzitutto che sapevamo del trasferimento di Cutolo alla Sinara fin dalla fine del mese di gennaio e di febbraio dell'82. Il riferimento temporale preciso è fornito dalla data di una lettera in quel periodo inviata dal carcere di Ascoli Piceno al giornalista Sergio De Gregorio, autore del libro Camorra. È questo libro che diceva lei prima. Tre o quattro giorni prima della data di questa raccomandata, seppi direttamente dal direttore Cosimo Giordano del trasferimento di Cutolo per la Sinara e del progetto della sua eliminazione durante il trasferimento. Della cosa informai immediatamente il Cutolo, il quale fu preso da grande preoccupazione, tanto che redasse il suo testamento spirituale, di cui conservo copia dal tiroscritto. E lei ne ha conservato una copia poi io. Il Giordano mi disse di avere saputo la cosa tramite un capitano dei carabinieri addetto ai servizi segreti, suo amico. I nostri contatti con il turco Mehmet Ali Agia iniziarono tra novembre e dicembre 81. Il nostro tramite fu il cappellano padre Santini, il nostro affiliato, incaricato di sollevare il morale del turco e di fornirgli anche assistenza materiale. Dapprima gli facemmo pervenire alcune riviste e successivamente gli procurammo, sempre attraverso il Santini, un vocabolario di italiano turco che Santini acquistò con i nostri fondi a Ascoli Piceno. Posso anche dire che Santini si preoccupò di insegnare l'italiano alla Giana, la cella del quale passava molte ore della giornata, soprattutto nel pomeriggio. Non mi risulta che la Giana abbia avuto contatti con altre persone allo scopo di imparare l'italiano. Se mi ricordo, all'epoca d'Ascoli non c'era Giovanni Senzani, o seppure era presente, di sicuro non era nella nostra sezione. Senzani stava nella cella di fronte alla Giana? A noi non ci risultò. Perché con Senzani c'era... Ma stava nella cella di fronte a me e metteva già. Ma a noi non ci risultava. A noi non ci risultava. Quando siamo andati noi non ce l'abbiamo trovato. Vabbè, dopo alcuni vedremo quando c'è. Perché non avevano chiuso tutto, porta e spioncino tutto. A noi no, perché c'è con... Vedremo se ci stava. All'epoca di questi controlli, confronti... Noi non l'abbiamo visto. Perché c'era anche un incontro tra questo Senzani e noi a seguito del caso Cirillo. Cioè, dopo alcuni incontri con la GIA praticamente imponemmo al direttore Giordano Cosimo di ristrutturare la cella della GIA. Ciò avvenne sicuramente prima del Natale 1981. Sì. I lavori furono effettuati da un'impresa di cui non so dire il nome, o forse della stessa guardia. Fatto sta che noi trovammo la cella della GIA rimessa a posto con moquette, mobili nuovi e nuovi arredi. A questo punto l'interrogatorio viene sospeso, eccetera. Esibisco un vocabolario latino-italiano sulla cui prima pagina vi sono delle scritte vergate di pugno da padre Santini, nonché il testamento spirituale di Cutolo, la raccomandata inviata al De Gregorio e una lettera inviata al sacerdote Bisapano. All'incontro dell'1 marzo 1982 con il Musumeci, quindi questo incontro, lì quando lei mi ha detto che non era l'1 marzo,
Io sono partito dalla lettera del De Gregorio. La lettera, se non sbaglio, fu fatta il 28 gennaio. Questa raccomandata. È stato in questo periodo. Quindi non è stato nel marzo? Ma è stato nel gennaio, in questo tra il gennaio e il febbraio è stato, in questo periodo questo incontro. Oltre a me al Cutolo era presente altra persona venuta con il generale di cui ricordo le fettezze ma di cui non conosco né il nome né la funzione. Scusi, il primo marzo non può essere, no, c'è stato qualche errore perché il primo marzo, il 2, lui doveva partire. È stato o la fine di gennaio o la prima decade di febbraio. Vabbè. Ricordo che all'epoca il direttore Giordano o un suo collaboratore aveva dato disposizione scritta affinché chiunque all'ingresso di Ascoli avesse chiesto di parlare con Cutolo. A qualunque ora non doveva essere mandato via, ma anzi doveva essere introdotto dal direttore. So per certo che il brigadiere di sabato ha esibito tale disposizione alla sezione decima, presidente Sansone del Tribunale di Napoli. Al colloquio con il Musumeci ci accompagnò il brigadiere San Paolo Vincenzo. Ciò per l'incontro del 1 marzo 82, che durò fino alle ore 3 e 10 della notte sul 2382. Qui precisiamo che non è il primo marzo. Della pista bulgaro di Agia alla Camorra non interessava nulla. Il nostro unico scopo era quello di differire il trasferimento di Cutolo e di farlo avvenire in condizioni di sicurezza per lui. La notte tra il 1 e il 2 marzo 82 andammo anche nella cella di Agia. Quindi qua dobbiamo spostare sempre questa data, dobbiamo retrodatare. Io, Cutolo, Musumeci e Padre Santini, nonché il maresciallo Guarracino. Di quest'altra persona non se ne parla. Ora però ci ha detto che c'era. Guarracino? No, quel signore che era venuto con Musumeci. No, Guarracino assistì dal colloquio la prima sera fuori. Il Guarracino. Quando è venuto il Musumeci la prima volta, lui ha assistito fuori dall'ufficio del direttore. Quando poi siamo andati da Accià, lui stava sul taglio della porta. Io sto domandando di quel signore che accompagnava il generale Musumeci. Lo conosco di vista. Ci è venuto pure lui nella cella, questo ho domandato. Non sono sicuro, guardi. Non è sicuro. Non sono sicuro perché non sono sicuro. Intendo precisare che il tramite per il colloquio con il turco fu Padre Santini che mi parve conoscere la lingua turca. Allora Padre Santini gli tradusse sta scritta al signor Caccia. Se il colloquio avveniva in turco, tradotto da Padre Santini, allora gli tradusse sta scritta. Non lo so. Ma lei l'ha detto che avveniva in turco il colloquio? Sì, lui lei era davanti alla corte d'assisi, sì, signor Pandico. Sì, ma il Padre Santini le insegnava anche l'italiano a lui, lo sa. Ma io le ho domandato più volte come si parlavano questi due. Lei mi ha detto accenni con le mani. No, poi mi ha detto si parlavano in turco e lo traduceva Padre Santini. Il giudice ha detto che traduceva Padre Santini. Il Musumeci ci parlava a gesti. Allora il colloquio con Agia l'ha fatto Padre Santini da interprete, ha fatto. L'ha fatto lui. In lingua turca. In lingua turca. Agia si mostrò soddisfatto e sorridente. Noi facemmo credere ad Agia che avrebbe tratto dei vantaggi se avesse aderito alle richieste del Musumeci, ad esempio una grazia. Sì. Lei mi ha detto qua che l'avreste fatto scappare, altro che grazia a fare scappare. Che mi chiede la stessa cosa. Non ho capito. Lei mi ha detto qua, gli abbiamo fatto capire che facevamo scappare. Cioè che si faceva uscire di qualche maniera a farlo scappare, a farlo venire la grazia. Ma è la stessa cosa la grazia a fare scappare. Guardi, signor Presidente, l'obiettivo nostro di quella sera era che a Musumeci ci sospendeva questa e si prendeva a noi che ce ne fregava di quella di quell'altro. Scappa, Licicelle. Avemmo la sensazione che il Musumeci avesse già in precedenza tentato senza successo un contatto con Agia, spontaneamente. Verso le 13 o le 14 del 2 marzo 82 sapemmo da Santini che il Musumeci era stato nuovamente a colloquio con la Gia, accompagnato in questa circostanza da Francesco Pazienza. Sì. Il giorno dopo ci è andato Santini, ci è andato il Pazienza. Il giorno dopo seppimo da Padre Santini che ha ripreso i colloqui con Musumeci e che c'era andato anche questo Pazienza. Il giorno dopo, quando noi dissimo a Padre Santini di tenere la situazione sotto controllo, di farci sapere tutto, lui ci fece sapere quest'altro particolare. Che era venuto con Pazienza. Che era andato il Musumeci. Ma se già, scusi, mi faccia capire, se già il signor Agia gli aveva firmato sta dichiarazione, che c'era andato a fare seconda volta questo? E che ne se sapete? Già gli aveva firmato già ma sta dichiarazione. Ma ci è andato a vedere se lui ci ripensava, se faceva qualche lettera extra, cioè tanti con quei particolari. Pandico, io non ho ragione di mettere in dubbio né la sua dichiarazione né quella di altre persone. Io sto cercando di risolvere questo. Noi non sappiamo qual era l'obiettivo allora di Musumeci. Lui voleva avere questo contatto, che poi
Se un Musumeci si preoccupava che in secondo tempo avrebbe mandato qualche lettera che smentiva quell'incontro con lui, cioè lui aveva un interesse suo di coltivarlo. Noi facevamo, da padre del Santino, gli facevamo fare un supervisore per vedere se Accia manteneva fede a Musumeci e Musumeci a sua volta doveva mantenere fede a noi. Lei dice poi, Pazienza teneva all'epoca i rapporti tra la Camorra e i servizi segreti, nonché con la Democrazia Cristiana a livello nazionale. Ciò aveva fatto anche nel caso Cirillo. Infatti mi disse Cutolo che fu il Pazienza ad accompagnare ad Ascoli il Musumeci. Nel periodo del Natale 82 seppe che il Musumeci non era più nei servizi segreti. Seppe tale notizia ai fratelli Pagano a Pianoro. Ora, il generale Musumeci è stato sentito dal collega Ionio. Signor Presidente, prima di sentire devo parlare perché non devo essere influenzato dalla deposizione di Musumeci. Sentiamo quello che volete. Perché c'è tanta polverone, perché siamo al settimo paese industrializzato, che tutto questo nessuno merita, non giova neppure ai bulgari né ai russi, perché è peccato per questo paese che questo sistema produce questa cosa. Francamente mi ferisce questa accusa, non fa niente, però ferisce la democrazia italiana che produce questi effetti negativi. Poi la Canada, Francia, altri paesi non estradano terroristi o altri perché non hanno fiducia, purtroppo. Queste persone provocano questa situazione, è peccato, ma questo non è possibile, non giova nessuno. Lei dice che è falso quello che ma dice. Ma se questo signor Pandico è una vittima di un sistema sbagliato, se avesse detto lei ha fatto tante vittime, lo sa benissimo. Se questo ha fatto queste cose per un motivo, per colpire un governo criminale, eccetera, sarebbe... Ma perché, per quale motivo lei ha fatto questo? Per nessun motivo. Le dirò un fatto, Ali. Questo io non ho mai conosciuto nella mia vita... Oggi è il 3 dicembre, oggi fanno 6 mesi dalla morte di mia madre. Ma il caso Pandico... suo, come è vero che oggi è il 3 dicembre, lo giuro su questo lutto, il caso suo fu da noi seguito in maniera molto generica. Perché a noi ce ne fregava, mi scusate se irreverente l'affermazione, un fico secco di voi, dei bulgari, dei russi. Il nostro obiettivo, perché la Camorra viveva nel suo freddo egoismo, era quello del trasferimento. Se Musumeci avrebbe chiesto la testa di Ali Accià per quel trasferimento, state certi, signor Presidente, che la Camorra gli dava la testa. Ma lasciami accedere. A noi non ci interessa, né di quello, non ci interessava. Il nostro obiettivo era questo qua. Noi l'abbiamo solo seguito in maniera accesa. Non appena si è visto lo scopo del Musumeci, a noi ci interessava il trasferimento di Cutolo. Ma dice che non è vero questo incontro. Che manco la conosce. Signor Presidente, veda, io le dirò un fatto, sono accaduti molti fatti. Ma molti fatti che si sono visti, le devo citare un particolare. Prendiamo la direzione di Volterra. Ha rimasto un atto per iscritto che in quel carcere da un periodo di 2 anni mai accaduto di sequestri, firmato dal direttore dell'istituto e dal comandante. Il giorno che si è chiesto, meno male, grazie che le guardie che io andarono le confesse, sì, sono state sequestrate di zio. Siamo andati, conferma. Abbiamo assistito, ci chiamava amici, sono pronti a fare il confronto con Musumeci, con Cutolo. Puoi non introdurre fatti sentimentali perché non c'entra con cosa. No, non introduco nessun fatto sentimentale. Non devi introdurre. Beh, fatto di sua madre, perché, ammesso lei. Perché se lei Musumeci, Pazienza o altre 5 persone alla mezzanotte di 3 è venuto alla mia cella, io adesso penso quante persone al processo di Napoli stanno in questa situazione. Cioè, signor Presidente, io non ho mai conosciuto né Musumeci né Pazienza né l'hanno addestrato Cutolo bene. Né questo l'hanno nessuno addestrato bene. Questo... Senta, Ali,
Una cosa è certa, Musumeci per lei non può far nulla più, se lo ricordi bene. Musumeci li ha dati, furono anche da noi allora, fatte tante promesse, tante belle paroline, ma in sostanza non otterrà nulla. Musumeci ormai è finito. Si decida e dica la verità, almeno su questo particolare, il resto non riguarda. Si decida, che ma... qua... si decida, senta per cortesia, si decida e la finisca, su questo una volta tanto. Io signor cito Presidente, anche, vorrei che la chiama Padre Santini. Questo, quando parlava, abbiamo ascoltato, adesso devo parlare, altrimenti vada. Sì, ma lei sta dicendo spropositi. Vada, ascolti in gabbia, altrimenti questo è inammissibile che ogni volta possa interrompere. Il signor Pandico ha dato la versione delle cose, io devo contestare al signor Pandico una lettera che mi è arrivata quando è stata pubblicata l'intervista all'Espresso che avevamo acquisito al processo. Ma devo rispondere prima punto per punto io, signor Presidente. Ma ha detto di no, che non era vero lei. Non è vero, però devo rispondere punto per punto, perché ci sono... E risponda punto per punto, ma rispondiamo sui fatti, non mi può rispondere. Ali, mi guardi in faccia. No, lo lasci parlare, dico per piacere. No, ma mi guardi in faccia. Lei sta facendo l'indiano, non il turco. Inammissibile questo che... Signor Pandico, adesso qui nessuno fa né il turco, né l'indiano, né il napoletano, né il siciliano. Per cortesia. Il razzismo se lo tenga per sé. Ma inammissibile che questi possono avere... Lei non detta legge, né lei né me mette alle acce. Che voleva dire? Atteniamoci ai fatti, non ammetto una parola in più di quella riferita ai fatti. Questo signore dice che lei ha ricevuto dei regali da lui. Ma tutto falso. Dalla camorra, chiedo scusa, no da me. Tramite lei, allora faceva parte della camorra. Tutto falso, io in carcere di Ascoli Piceno sono stato tenuto sempre da 4-5 telecamere nella mia cella con più rigorosi sistemi di sicurezza. Non ho parlato con nessuno, mi salutava prete con presenza di l'italiano che glielo insegnò a lei. L'italiano dove lo imparò? Non, nessuno poteva entrare alla mia scusi, cella. Scusi, l'italiano che glielo insegnò a lei? E dove l'ha imparato? Io ho imparato da me stesso, signor Presidente. Avevo un dizionario, poi il prete mi ha portato un secondo dizionario, era la stessa, non ho usato, avevo un dizionario. Poi, per quanto riguarda questa storia di cella, si è fatto sull'ordine del Ministero di Grazia e Giustizia. È falso che un camorra possa fare una cella. Il carcere era un centro di corruzione, si parlava tutto, che c'era pistola, c'era queste cose, accadavano tutto, ma io ero del tutto estraneo a queste cose. Sull'ordine del Ministero io ero rigorosamente protetto e guardato giorno e notte. Che c'entra che Musumeci è venuto alla mia cella? Per questa cosa, soltanto per far gettare nubi sulla pista bulgara, già non c'è una pista bulgara, ci sono le parole, ma per confondere le cose, o per coprire altre responsabilità se ci sono, perché ormai Musumeci è disgraziato, finito nella prigione, occorre accusare lui o altre per... coprire altre responsabilità se ci sono. Potrei rispondere. No, prima un minuto, mi faccia finire. Non è una cosa casuale. Ho che capito. Questo venuto. Lasciamo. Lei ha detto la sua. Giudici di mezza Italia ascoltano queste cose. Dice egregio presidente dottor Santiago, che riscrive il pentito Gianni Merluso, che attivamente collabora con tutte le forze di polizia. Presidente, il mio dovere di collaboratore della giustizia è farle presente che il pentito Pandico Giovanni, che giorno sono dichiarò che lui e Cutolo fecero pressione affinché l'attentatore al Papa dichiarasse tramite consiglio del generale Musumeci
che la Bulgaria e l'Unione Sovietica erano i responsabili del attentato al Papa. Ebbene, io le posso garantire che nel carcere di Ascoli Piceno, ove io mi trovavo in quel periodo, il pentito Pandico non era possibile che lui incontrasse l'attentatore del Papa, dato che l'unico a cui potrebbe incontrarlo ero personalmente io, perché facevo il cuoco. E questo Melluso l'ha conosciuto. Ma io non ho conosciuto Melluso, ho sentito dalla televisione questo Melluso. Dice che Aleaggia dice tutta la verità sulla Bulgaria, ma menzogna, come sa questo Melluso che io dico la verità? Ma come sa questo che io non dico la verità? Ma questo, un sacco di cose, signor Presidente, prendono in giro, ma poi escono fuori eroi artificiali, diciamo, come Toni Negri prende 100.000 preferenze, non so se meritano meno. Lasci stare questo discorso. Ma questo sistema produce questa cosa. Lasci stare se il sistema produce o non produce, non produce solo questo. Io il dico la verità, produce, purtroppo. Lasci stare, qui non diamo un giudizio. In breve, questo signor Melluso dice che lei l'avrebbe chiamato da una finestra, dalla sua finestra. Voti, ma lui dice... Senti, gli avrebbe detto: senti Gianna, cosa ne pensi se dico alla stampa che noi della Camorra, con l'aiuto dei servizi segreti italiani, abbiamo indotto l'attentatore del Papa ad accusare i bulgari come mandanti di questo attentato? Lei ha avuto questo contatto con questo Gianni Melluso? Senta, signor Presidente, da parte i trascorsi penali che ci sono, il Melluso da me denunciato e condannato già 4 mesi per fatti. Innanzitutto io ho un divieto d'incontro ministeriale con tutti i pentiti, e col Melluso io neanche in causa. Da quando c'era questo divieto ministeriale? Io ce l'ho dal giorno in cui, ora le dirò, da quando mi sono dissociato sulla caserma ce l'avevo. Io vivo in una sezione separata da tutti, sto solo, e mai da una finestra, perché ci sono anche le gelosie di metallo. Posso io parlare alla... perché tra le finestre mie dove stanno loro sono un 40-50 metri, c'è il muro di cinto con la guardia in mezzo. Mai e poi mai ho detto una cosa del genere. Dico, io ho un piccolo problema. E lei dice, il signor generale Musumeci gli ha fatto firmare nel gennaio-febbraio questa carta dell'82 al signor Mehmet. Io, per la verità, di carte firmate da Akja non ho niente, se non un appunto che non è firmato da Akja. I due servizi mi dicono: elementi riferiti dal detenuto turco il 29-12-1981. E poi il signor Mehmet Ali Akja già prima di questa data fu contattato a richiesta, ci dice, da questi servizi italiani. Siamo nel dicembre dell'81, quindi i servizi erano stati già in contatto con Mehmet Aria già nel dicembre del 1981. E nel dicembre del 1981 il detenuto turco avrebbe riferito ai servizi, 29 dicembre 1981, questo: l'attentato al Papa è stata una sua iniziativa, successivamente portata a conoscenza di alcune delle persone incontrate nel suo peregrinare in paesi europei, dalle quali avrebbe ricevuto sostegno di prevalente natura finanziaria. In Bulgaria ha incontrato anche diplomatici di paesi nordafricani, non voluto precisare, di un cittadino turco, Abdulaziz Ömer, con recapito telefonico a Sofia, numero 624-151. A Berlino Est si è incontrato con il cittadino turco Sambillogo Mustafa, di anni 35-40. A Vienna, per sua iniziativa, si è incontrato con l'addetto militare libico, non ha voluto aggiungere altro. Ha avuto contatti telefonici con le utenze di Parigi, numero 58-96-510, di Monaco di Baviera, numero 53-10-70. I due numeri sono stati citati a memoria dal turco, i quali li ha indicati come certo al 90%. Nell'ottobre-novembre 80 ha soggiornato per circa un mese a Como. Trovandosi in difficoltà anche economiche,
ha contattato telefonicamente il citato San Milogo, che gli ha suggerito di rivolgersi a Fenzi Enrico, di cui gli ha fornito un'utenza telefonica di Milano. Non ricordata, non voluto precisare. Ha contattato il Fenzi e si è incontrato con lui nei pressi del lago di Como, ricevendo al medesimo 1 milione di lire. Si è incontrato con il Fenzi una seconda volta e gli ha dato delle sue foto per cercare di avere un falso passaporto italiano. Nei due incontri si è anche parlato dell'intenzione del turco di uccidere il Papa. Il Fenzi a riguardo si è astenuto dal dissuadere come pure dall'invogliare. Non ha più rivisto il Fenzi. Si è recato a Tunisi nel novembre 80 su richiesta esplicita del citato Abdulaziz per attentare al presidente tunisino Bourguiba oppure a Don Mentoff. A Tunisi ha preso contatti presso l'albergo Africa con tale Hussein nel 35-40, corporatura robusta non molto alta. Assieme a quest'ultimo ha fatto una ricognizione presso la residenza di Bourguiba a Cartagena. Dopo questi 3 giorni dal suo arrivo in Tunisia ha ricevuto l'ordine di sospendere l'operazione. Si è quindi trasferito in altra cittadina tunisina per un soggiorno turistico. Durante un suo soggiorno a Roma nell'aprile 81, prima del suo viaggio in Spagna, volendo procurarsi una pistola, non aveva la sua, a seguito ha contattato un turco a Francoforte, di cui non ha voluto fornire con altro elemento, e qua gli ha suggerito di contattare tale Sergio. Ha effettivamente incontrato il Sergio al caffè dei Parigi di via Veneto e poi in un bar di piazza Indipendenza. L'indicazione ricevuta ha riconosciuto il Sergio seduto al tavolo del caffè dei Parigi, intento a leggere un giornale in lingua inglese, sembra vero. Con Sergio non ha parlato dell'intenzione di attentare al Papa e con lui ha parlato della possibilità di procurarsi un'arma. Il contatto con Sergio non ha avuto altri sviluppi importanti. Dalla Spagna ha contattato telefonicamente altra persona in imprecisato paese, si è riservato di rifornire più concreti elementi. In successivi incontri, a seguito di garanzie o comunque di dimostrazione di buona volontà di parte italiana, chiedendo che gli venisse recapitata la sua pistola a Milano al suo ritorno dalla Spagna. Effettivamente, il 9 maggio, in un ristorante milanese, si è incontrato con una persona che gli ha portato la pistola poi usata per l'attentato. Un'ora circa dopo la sua uscita dal ristorante, la polizia aveva fatto un'irruzione. Nella stessa serata del 9 maggio, ha proseguito in treno per Roma, dove nei successivi giorni non ha avuto incontri significativi e importanti. Il giorno 10 maggio, domenica, si è effettivamente recato a Piazza San Pietro e ha visto il Papa uscire verso le 16:17. Ha fatto altre ricognizioni da solo, così come da solo ha commesso l'attentato. Sottolineato che per un'azione del genere non sono necessarie più persone. Sempre da solo, nei giorni precedenti, dopo varie bozze e correzioni, ha comprato il documento rinvenuto dalla polizia nel quale gli fornisce una spiegazione dell'attentato. E questo è il documento che i servizi hanno trasmesso al giudice istruttore, dicendo che era la sintesi di quello che Mehmet Ali Agha aveva detto loro il 29 dicembre del 1981. Lei dice che ci dovrebbe essere un altro documento, un'altra dichiarazione firmata da Mehmet Ali Agha. Sì, ma io veda, io firmata da Mehmet Ali Agha, questo generale, scusi, Musumeci, mi faccia capire una cosa, sì. Questo generale Musumeci, allora ci sarebbe nascosta questa dichiarazione di Agha? Non lo so proprio che fine ne abbia fatto, se la nascosta, non lo so qui. No, senti, per il momento io non ho domande da fare, prego il pubblico ministero o la corte o il giudice latere se hanno fatto. Io voglio chiedere soltanto una precisazione. Che il generale Musumeci, nell'interrogatorio che ha reso, ha dichiarato che non si è mai recato non solo nel carcere di Ascoli Piceno, ma neanche nella città di Ascoli Piceno. Che Pandico avrebbe avuto l'impressione di che il Musumeci Agica già si conoscessero in precedenza. Da che cosa avrebbe ricavato questa impressione? Cioè, no che si conoscessero. Che ci furono dei tentativi da parte di Musumeci. Questa impressione fu ricavata quando il Musumeci, quando lui tentò sul fatto contro tutte quelle sue risatine sarcastiche, così sapeva, cioè come lui era a conoscenza del fatto dell'attentato, e non lo era. Che pensavamo chissà che chiedeva lui sul piatto, e chiese poi con una certa contentezza. Cioè, presentatemelo almeno così, cerco di... come detto, quella sensazione che lui aveva già tentato prima, ma non ci era riuscito, almeno per quanto riguarda Musumeci. Senta, ma che bisogno avrebbe avuto Musumeci di rivelare a voi il suo intendimento di contattare Agica per avallare questa pista bulgara? Che bisogno avrebbe avuto di rivelarlo a loro? In fondo il suo unico scopo era quello di contattare Agica, poi quale potesse essere il suo intendimento era una bisogno, cosa il bisogno incronia. Era questo, perché a un certo punto lui ci voleva fare da intermediario tra Ali Agha e lui. Ma che bisogno avrebbe avuto di rivelarlo? A un certo punto lui deve sapere anche di che si tratta, non è che deve sapere anche, infatti quando lui ce lo disse noi ci guardavamo in faccia e a contro come per dire
Ma voi eravate nella cella quando Musumeci e Agica si sono incontrati? Eravate presenti a questi incontri? Noi ce l'abbiamo portata. E allora avete udito le proposte che sono state formulate dal che sarebbero state formulate dal generale Musumeci ad Agica? No, so che manipolavano, che lui manipolava questo pezzo di carta sul tavolo. Ma avete udito, avete ascoltato quello che si diceva? Ma no, signor Se eravate in cella? No, non ci prestammo una particolare attenzione, perché ve l'ho detto. Ma eravate voi soli in cella, scusate? No, stavamo io, Cutolo, Musumeci, questo signore stava nel corridoio, Guarracini stava sulla porta. E voi due dove stavate? Ma noi stavamo un po' distanti da loro, cioè la cosa nostra, veda. Ma in un ambiente chiuso alle 3 di notte non avete sentito niente, scusate. Non è che non abbiamo, non davamo, la cosa che ci interessava era il problema di questo trasferimento. Un'ultima domanda, da chi avete saputo che Pazienza si era recato il giorno successivo? Da Padre Santini. E Padre Santini? Da Padre Santini? Padre Mariano là. Pare che Padre Santini è morto. Poi. Il prete di Ascoli Piceno. Padre Mariano. Che l'aveva visto lui, insomma. Sì, non gli dettimo l'incarico di visionare questa questione, che aveva molto più libertà e molto più tempo, e ci mise a conoscenza il giorno dopo, dicendo i contatti stanno buoni, ha portato anche a Pazienza, così. Io non ho altre domande. Signor Pandico, lei quando il Presidente gli aveva fatto la domanda dicendo se altre persone, oltre quella che lei aveva indicato, cioè il Musumeci, il Padre Santini, il Guaracino e così via, erano andate in Ascoli Piceno, lei, io ricordo benissimo, qui subito aveva detto no, non ci sono altre persone, no. Soltanto quando poi l'ha riletto questo verbale in cui lei dice che Pazienza sarebbe andato pure lui a Ascoli Piceno e si è ricordato di Pazienza. No, perché nel momento in cui il Presidente gli ha fatto la domanda... No, mi sono riservato, ho detto in secondo tempo c'è stato Pazienza, ma non la sera dell'incontro. Mi ha detto, dopo questi incontri, sì. Quale altre persone possono aver incontrato me a metà di cioè, lei ha detto nessuno. Nessuno a mia conoscenza, a quanto mi risulta. Non ha fatto minimamente il nome di Pazienza. Ma il giorno quando, dopo... Quando poi le ha letto il verbale... Il verbale, dopo aver letto prima l'articolo del giornale, allora lei si è ricordato anche di questa circostanza di Pazienza. No, io il giorno dopo venne il prete e ci disse questo particolare. Come ho detto poco. Lei della visita allora di Pazienza l'ha presa soltanto dal prete. Sì, ma la questione alliacciata a noi è stata in maniera molto marginale, non ci interessavano. A noi ho ottenuto il trasferimento, il resto è stato solo il prete, lui mesimo come visione. E ci andammo noi dopo 3 o 4 giorni da quell'altra visita, solo per vedere più o meno così lui. Ma era il prete che ci deve informare se lui cambiava muro o no, cioè. Sì, ma il Presidente lei ha fatto una domanda ben precisa, sì. Lei ha detto quale altre persone. Io rispondo, è stato il prete. Lei non ha fatto il nome di Pazienza, non l'ha. Quella sera là. Quando gli ha letto l'articolo e ha letto la cosa, lei è ritornato. Ma sì. Signor pubblico ministero, mi c'è un'altra cosa. Anche Gianni Melluso. No, c'è Gianni Melluso. Quel pentito della Camorra ha detto che lui aveva incontrato a Milano con Roberto Calvi, Francesco Pazienza e qualche altro. Ma questo è un sacco di polverone che... Quella sera là, l'ho detto, ci siamo incontrati. Musumeci, un signore che conosco di vista, molto probabilmente un suo collaboratore, la sera, che stettimo sino alle 3 di notte così. E il giorno dopo il prete ci disse... che era riandato Musumeci con Pazienza e che stava tutto in ordine, anzi che i rapporti andavano abbastanza bene. Il nostro compito era finire là. Sì, ma io voglio sapere perché non l'ha riferito al Presidente, queste sono tutte circostanze che lei aveva riferito già al giornalista e poi al pubblico ministero. Quando il Presidente gli ha fatto una domanda ben precisa, io vorrei sapere per quale motivo lei non aveva parlato di Pazienza. Tutto qua, se ne era momentaneamente dimenticato. Ma mi era sfuggito, perché era sfuggito. Pazienza l'ha detto il giorno dopo. Lei era sfuggita. Per quanto riguarda la data, lei ha cominciato l'interrogatorio davanti al pubblico ministero dicendo che intendeva precisare innanzitutto che noi sapevamo del trasferimento di Cutolo dalla Sinara fin dalla fine del mese di gennaio o di febbraio del 1982. In quel periodo. Ecco. Molto prima o molto dopo. Poi ha detto che il riferimento temporale preciso le era fornito dalla data di una lettera in quel periodo inviata a carcere di Ascoli Piceno al giornalista Giorgio De Gregorio, sì. Autore del libro Camorra.
tre o quattro giorni prima della data di questa raccomandata seppi direttamente dal direttore Cosimo Giornale del trasferimento di Cutolo per l'asinare del progetto della sua eliminazione durante il trasferimento. Noi abbiamo anche la lettera agli atti. Quindi lei ha fatto riferimento a questa lettera del carcere di Ascoli Piceno con una precisa relazione con la notizia che Cutolo, quando sarebbe stato trasferito, sarebbe capitato quell'incidente. Perché adesso invece mette questo riferimento con la visita di Musumeci nel carcere che lei aveva indicato in modo preciso sia al giornalista sia al pubblico ministero il 1 marzo del 1981? Perché fa retrocedere adesso questa visita? Perché c'è una ragione, lei lo sa. Lei qui aveva detto che il riferimento temporale preciso per quanto riguarda questa notizia era costituito dalla lettera in quel periodo inviata al carcere della Spedice. Tutto in quel periodo si girava. Però aveva indicato in modo preciso poi l'incontro avvenuto l'1/3/1982. Ma ci deve essere qualche errore, non può essere. Ma lei l'aveva... Il giorno prima, il giorno dopo... Perché... No, lei l'aveva detto già al giornalista. Sono due loro che hanno sbagliato, lei l'ha detto al giornalista il 1 marzo del 1982 e poi l'ha confermato davanti al pubblico ministero. Ma confermato soltanto perché le è stata fatta una contestazione. Musumeci il giorno prima addirittura del trasferimento, lei retrocede. Ma non posso, no? Ma non si può chiamare il Musumeci il 2 marzo quando il 2 la partenza. Ci deve essere il tutto girato tra il 28 qua. Il giornalista lo riporta fedelmente. L'ha detto il 1 marzo del 1982 o no? E questo no, non può essere. Lei al pubblico ministero Ionta ha detto il 1 marzo del 1982 o no? Lui mi ha chiesto confermate l'intervista. No. Non ho detto chiesto soltanto confermatemi perché il 2 marzo il 2 marzo il trasferimento del Cutolo con Musumeci oltre a me e Cutolo era presente altra persona. Il 2 marzo preciso era il trasferimento del Cutolo alla Sinara. Il 2 marzo era il trasferimento del Cutolo alla Sinara, da Ascoli alla Sinara. Tutto questo tra Musumeci e il libro d'amore è stato prima. Giorni prima. E allora perché non l'ha detto al pubblico ministero? Ma ce l'avrò detto. Perché quando le è stato fatto notare che soltanto il 1 marzo era il giorno precedente del trasferimento lei ha cambiato versione? No, ma questo lo sapevo già che il trasferimento... A lei lo sapeva già? Sì. E allora perché non ha detto il 1 marzo del 1982? L'ha detto sia giornalista ma che... Ma io ho parlato del 2 marzo, sempre del trasferimento di Cutolo. Trasferimento. Quindi lei non ha detto una cosa esatta sia al giornalista quando ha parlato del 1 marzo dell'82, dell'incontro, perché qui si parla di incontro. Ho parlato quando lui mi chiese il trasferimento di Cutolo, quando era il 2 marzo. Il tutto si è svolto, arriva il libro Camorra. Dopo 4-5 giorni che arriva questo libro Camorra, 2-3 giorni, una cosa del genere, Cutolo ha parlato che... Quando arriva questo libro Camorra? Ecco, 5-6 giorni prima di questa data della lettera del 28, che se ben ricordo la lettera fu data da mano poi, perché? Perché rimase sospeso. Attese che nel libro Camorra De Gregori aveva detto delle cose che non andavano, il giornalista Marrazzo, pace all'anima sua, aveva fatto una prefazione un po' pungente e stava in pentola di far uccidere a Marrazzo e a De Gregori. E in questi 3-4 giorni tra me si pensava, lo sconsigliato dice, non facciamoci una lettera a De Gregori, lo richiamiamo all'attenzione, ribaltiamo tutto sulla polizia. E ecco passato questo, quando io vado a consegnare la prima copia del libro al direttore Giordano con dedica mia dal nome di Cutolo, e lui in quell'occasione mi dice, vedi che i fatti stanno così, così, così. Io immediatamente, dopo un quarto d'ora, a breve il colloquio, il direttore va da Cutolo e dico, guarda che qua sta questo in pentola. E allora si montarono in sezione anche i turni di guardia, camorristi armati, e fu tutto svoltosi questo. Dopo dato il libro, sino alla fine di gennaio, inizio febbraio, il 2 marzo, sempre era il trasferimento di Cutolo, era l'assegnazione al ministero di Cutolo. Allora lei dice, veniamo a sapere che c'è questo trasferimento di Cutolo, e ci vogliamo mettere in contatto con il generale Musumeci, incarichiamo... Sì. Il nostro affiliato, la Madonna. Enrico Madonna. Come l'avete incaricato?
Non ho capito. Cioè, come, chi l'ha chiamato Madonna in carcere? Ma Madonna, Madonna, allora, allora avevamo Chiariella, avevamo Guarracini che facevano queste telefonate e venivano immediatamente. O si, ma, no, o si mandava... bene alla corte. Sì. Lei dice, allora, incarica il Guarracino o chi altro? O il Chiariello. Avevamo questi Chiariello? Due. Il maresciallo, o il brigadiere di Chiariello. Di mettersi in contatto con l'avvocato... O di andare personalmente, secondo l'urgenza dei casi. Madonna, come è stato contattato per contattare a sua volta il generale Musumeci? È stato chiamato e venuto in carcere, no, e gli avete parlato? No, questo era un ponte che manteneva attraverso Casillo. Madonna lo manteneva... Io voglio sapere, l'avvocato Madonna, come è stato contattato da voi per contattare a sua volta Musumeci? Allora... Signor Pubblico Ministro... Lei vuol dire, vuole non spiegare è la cosa? È stato telefonato! È stato telefonato a un determinato punto e si è fatto venire. È stato telefonato da chi? Ma da Chiariere, da Guarracini, questi due che ci servivano. Sì, sì, scusi il pubblico ministero, signor Pandico, sì. Lei dovrebbe far capire a me una cosa. Non mi pare che si possa leggere la sua intervista col giornalista nei termini in cui lei pretende che noi dalla Corte la si legga. Perché lei ha detto tutto questo pacatamente, signor Pandico. Lei dice questo testualmente, ci parliamo a gesti con le mani, facciamo amicizia, poi ecco che un bel giorno succede un fatto. Veniamo a sapere che per il 2 marzo il Ministero ha deciso di trasferire Cutolo all'Asinara. Ma non è tutto, 5 o 6 giorni prima della partenza, che è il 2 marzo, 5 o 6 giorni prima della partenza, siamo alla fine di febbraio, parlo... col direttore del carcere. Io parlo dell'inizio di febbraio, così, ecco. Abbi pazienza, le sto dicendo, le sto leggendo quello che lei ha dichiarato a Pietro Calderone, non le sto dicendo leggendo una cosa che altri ha dichiarato, le sto leggendo quello che lei ha dichiarato e che pretende e che ha confermato al dottor Ionte. Il dottor Ionte li ha interrogato e dice conferma questa dichiarazione e poi gli ha domandato dei particolari. E quel 2 marzo c'è due volte nella dichiarazione resa al dottor Ionte. Controllerò pure la dichiarazione che ha reso a Napoli, non si preoccupa, ma il pubblico ministero li ha fatto giustamente notare questo. Lei dice la partenza è prevista per il 2 marzo, 5 o 6 giorni prima apprende dal direttore del carcere di questo progetto di uccidere Cutolo. No, allora, no, signor Presidente, 5-6 giorni prima della lettera del Gregorio. No, signor mio, qua è questo che lei ha dichiarato al giornalista, le cose sono state dichiarate, queste tra virgolette, io non ho ragione di dubitare del giornalista. Lei dice questo e lo conferma lei al pubblico ministero, signor Pandico. Ci parliamo a gesti con le mani, facciamo amicizia, poi ecco che un bel giorno succede un fatto. Veda, se questo fosse un processo per uno che ha rubato una gallina, vi assicuro che non avremmo disturbato nessuno, ma si dà il caso che questo è un processo in cui l'imputazione è un'imputazione d'ergastolo. Ma scusate, signor... No, abbi pazienza, mi metti la reaccia, mi faccia fare il mio lavoro. Mi faccia fare il mio lavoro. Poi ecco che un bel giorno succede un fatto. Veniamo a sapere che per il 2 marzo il Ministero ha deciso di trasferire Cutolo all'Asinara. Ma non è tutto. 5-6 giorni prima della partenza parlo col direttore della carcere. Scattano 5-6 giorni prima del 2 marzo. Lei apprende quindi che si vuole fare incidente, allora va da Cutolo. Cutolo si spaventa e immediatamente voi contattate questo avvocato Madonna e mandate a chiamare, lei dice, Musumeci. La sera del primo marzo Musumeci viene ad Ascoli e c'è una ragione, perché in questa logica dell'articolo e nella logica della versione che ha dato al giudice si spiega perché il colloquio si protrae fino alle 3 di notte, perché l'indomani deve avvenire il trasferimento. C'è una ragione in questa ricostruzione che lei ha dato al giornalista e al pubblico ministero. Lei allunga il colloquio fino alle 3 di notte e si giustifica questo allungamento del colloquio fino alle 3 di notte perché c'è l'ansia di impedire il trasferimento che sta per scadere l'indomani. Questa è la logica che c'è in questo articolo e nella dichiarazione che lei ha reso al dottor Ionte. Noi le cose le leggiamo e cerchiamo di dare una chiave di lettura per quello. Lei ci spiega questo. Ma prego, dottor Marini. Sono intervenuto perché mi pareva molto logico chiarire questo. Dottor Marini, prego. Va bene. Lo spiega il dottor Marini. Vorrei sapere ancora... No, volevo soltanto dire che c'è, purtroppo, come tutti vedete, purtroppo
Quando accade queste cose, signor Presidente dice queste cose, beh, logicamente si rimette in discussione la credibilità del processo di Napoli. Occorre chiudere il pentitismo. Non venga a parlare sugli diritti in Italia. Signor Presidente, io avevo chiesto di ricostruire questo incontro, mi sembra che l'incontro sia importante e quindi dobbiamo ricostruirlo con esattezza, anche perché, come lei ha già preannunciato, ci sono altre persone che dicono che tutto ciò è falso e tutto ciò non è vero. E allora dobbiamo ricostruire con esattezza. Io voglio sapere come voi avete contattato l'avvocato Madonna per far contattare a sua volta Musumeci. Allora lei mi dice ci siamo rivolti a chi? Io voglio sapere se lei lo ricorda con precisione, perché voglio sapere come Musumeci si reca al carcere di Ascoli Piceno, che sembra che voi fate un cenno o un fischio e Musumeci viene da voi. Allora avete contattato Madonna, chi l'ha contattato? Madonna gli fu fatto telefonare da Ascoli. Da Ascoli, chi ha telefonato? Uno dei due, o Chiariello o Guarracini, ma molto probabilmente qua Chiariello. Perché hanno telefonato per dire a Madonna che cosa? Per dirle che andava da Uniruno, che sarebbe poi dal Nerone, da Casillo, che si rivolgeva a questo, così a questo Musumeci, e di farlo venire subito da Ascoli per una questione urgente. Allora, dal carcere di Ascoli Piceno parte una telefonata diretta a Madonna, all'avvocato Madonna doveva recarsi da Nerone, cioè da Casillo. No, sta sul posto, nella zona stessa. Doveva recarsi da Casillo per dirgli che cosa? Che andasse da Musumeci e che venisse subito da doveva andare da Musumeci e avvertirlo di che cosa? Che doveva venire al carcere. Al carcere di Ascoli. Quando è stata fatta questa telefonata? Veda, stiamo ancora sul fatto di queste date. Non lo ricordo, cioè ricordo dal fatto, partendo dal libro, scatta questo allarme dal momento in cui consegni questo libro al direttore. Va bene, posso capire. Poi non faccio questa lettera al De Gregorio. Quanti giorni? 5-6 giorni dopo quella lettera, 10 giorni dopo può essere, ecco, si è svolto tutto in questo periodo. 10 giorni dopo questa lettera, ma tutto in questo periodo. Quanti giorni dopo allora è venuto Musumeci nel carcere Ma Musumeci ricordo che è venuto subito. Subito che significa? Ma subito intendo nel giro di 48 ore è venuto. Quindi è venuto? Sì, è venuto subito Musumeci. Nel giro di 48 ore, dopo due giorni? Nel giro di 48 ore. Nel giro di 48 ore ha chiesto di mettersi in contatto con voi? No, è venuto direttamente da Cutolo, non ha chiesto nulla. È venuto direttamente da Cutolo. E che cosa avete chiesto a Musumeci? Che cosa? Chiesto a Musumeci? Viene chiesto di rinviare il trasferimento di Cutolo di almeno 10-15 giorni. Quindi diciamo che Musumeci quando viene da voi, a voi non sa ancora che cosa vuole. Non sapeva la natura del colloquio. Allora Musumeci, lei dice, viene in tasca un dattiloscritto. Veniva da Ascoli. Viene in tasca con un dattiloscritto che deve farvi in mare, ma metta lì a che c'ha, senza sapere ancora che cosa gli si chiederà da parte sua e da parte di Cutolo. No. Perché lei ha detto, ha ricostruito. Ha detto abbiamo telefonato a Madonna ha telefonato a Casillo ha telefonato a Musumeci. Però nessuno ha detto a Musumeci che cosa doveva venire a fare nel carcere di Ascoli. Beh, una cosa lecita non certa veniva. Ha detto così. Sì, quindi ma per cosa pulita Musumeci da noi non è mai venuto. Come? Per cose pulite, legali, da noi non è mai venuto ad Ascoli. A me non interessa se le altre cose. Io sto dicendo questo, che voi nella telefonata che ha fatto chi per voi, l'avvocato Madonna, l'avvocato Casino, non è stato detto a Musumeci per quale motivo doveva venire. Lei dice però che Musumeci si era presentato già con un documento dattiloscritto in tasca, perché lo tirò fuori dalla tasca. Ora, anche qui mi sembra che subito lei non abbia parlato di questo documento dattiloscritto, perché lei, una domanda del Presidente, lei dice Musumeci parlò con Cutolo e poi sembra che Cutolo abbia riferito a lei di quello che voleva Cutolo. Poi ha tirato fuori questa storia del documento dattiloscritto. Questo documento dattiloscritto lei dice che non l'ha visto, l'ha visto, non l'ha letto. No, non l'ho letto, né io né Cutolo. Quindi Musumeci, al momento in cui è entrato da voi, già aveva in tasca questo documento dattiloscritto. Per cacciarlo, suppongo di sì.
Quindi Musumeci doveva già sapere, secondo la ricostruzione che ha fatto delle cose che voi chiedevate a Musumeci, per esempio questo rinvio del trasferimento del trasferimento di Cutolo. Suppongo che sì anche. Che lo sapesse? Sì, sì. E che cosa vi ha detto Musumeci su questo trasferimento di Cutolo? Che cosa avrebbe potuto fare? Cioè quello del 2 marzo. Ammettiamo che l'incontro non sia avvenuto, come lei dice, il 1 marzo e quindi il trasferimento... Ma è stato prima, di giorni prima, è stato di giorni o di giorni... Ecco, non va oltre il 2 marzo, non può andare oltre. Ma è stato in questo spazio, in questo periodo di tempo è stato il tutto che si è svolto. Se noi dobbiamo stare alla sua intervista e a quando ha dichiarato al pubblico ministero, lei nella notte tra il 1 e il 2 marzo incontra Musumeci. E a Musumeci si chiede di impedire un trasferimento che sarebbe dovuto avvenire l'indomani. Sì, una cosa del genere. Mancavano 2 o 3 giorni, mancava poco in sostanza, la cosa, cioè, era sollecita. Era questione di qualche... Ma era sollecita la cosa, ve l'ho detto, però non poteva superare il 2 marzo. Era 2 o 3 giorni prima, una settimana, una cosa del genere, la cosa ci premeva troppo a noi. Allora siamo quasi nella notte fra il 1 e il 2 marzo. Ma forse molto probabilmente. Allora molto probabilmente. Quindi allora questo incontro quando è venuto? È venuto all'indomani del trasferimento o del presunto trasferimento di Cutolo o no? È avvenuto prima del trasferimento di Cutolo. Prima del trasferimento di Cutolo. Tutto quel discorso che ha raccontato a me, che era intorno alla fine di gennaio e all'inizio di febbraio, allora mi ha detto una bugia prima qua. No, signor Cutolo. E come no? Sei venuto prima a marzo. La lettera del De Gregorio. Volevamo andare un attimo in ordine a questo fatto. Andiamo in ordine. Noi stiamo ad Ascoli. Un bel giorno, all'inizio di gennaio, così, nella prima decade, ci arriva questo libro di De Gregorio, con una lettera di accompagnamento vicino, con biglietto di presentazione. Leggiamo questo libro, lo commentiamo. Cutolo vuole pigliare i risultati azzardati, avventati, su De Gregorio, su Marrazzo. Si riesco a distogliere a Cutolo da quest'idea e di guarda, richiamammo a De Gregorio con una lettera, così così, ecco, va bene. Lui disse: allora fa una cosa, scrivi questa lettera e poi ci pensiamo se mandarla o farlo uccidere. Ma no, lascia stare, va, uccido un giornalista, lo conviene male, tutte queste cose. Se non facciamo la fine che ha fatto alla, intendeva al Capone quando morì il giorno, tutto questo. Vado io, prima che spedisco questa lettera, vado dal direttore Giordano, nostro amico, ma non amico di Camorra, uno che è un po' intimorito, un po' per te, e li vado a portare in omaggio la prima copia del libro Camorra. Li presento e glielo dedico con firma mia a nome di Cutolo. Si parla del più del meno, mi offre un bicchierino. E stavamo nella stanza, io, lui, e ricordo quella mattina c'era anche Guarracino, quando ripresenta il libro. Guarracino viene chiamato a telefono. Lui nel parlare mi dice: guarda, ho saputo da un mio amico, sarebbe un suo amico, capitano dei servizi segreti, che per strada, quando parte Cutolo, noi dalla partenza ce lo sapevamo che c'era questa partenza in pendola, quando parte Cutolo deve essere ucciso. Ma come ucciso, in che maniera, sparato, in che modo, tutte queste cose qua. Disse: no, non deve risultare nessuna roba fatta arma da fuoco, nessuna, ma un incidente buttato dal burrone in qualche parte, deve risultare un incidente. Io mi nervosi un po' su questo, sentendo questo fatto. A breve il colloquio, lui va da Cutolo. E dice: guarda, Simone, perché lui in cerco lo chiamavamo Monaco, vedi che per strada non fa questo fatto così, 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 c'è questo impegno. Ora, o il giorno prima o il giorno dopo, da questo discorso tra me e Cutolo, parte questa lettera per De Gregorio. E ci mi si provi a calligrafia mia, la data a mano, perché non l'ha data, l'ho scritta perché c'era quell'incertezza. Parte questa lettera, si manda a De Gregorio. Si cercava di rivolgersi a qualcun altro, in questo frattempo si pensava, la democrazia ci ha fatto il bluff. È inutile che ci contiamo sopra.
di trovare un canale adatto a poterci dare un rinvio di questo trasferimento, e in questo rinvio di pensare il da farsi qualche cosa, non rimanere la cosa a lettera morta. Dopo una certa riflessione si pensa di chiamare questo Musumeci e si studia anche il piano di fare queste lettere e mandarle per i carceri sia ai camorristi detenuti che ai camorristi all'esterno, che in caso di morte del cutolo d'incidente avvenissero queste rappresaglie. Ora che accade? Prima il piano c'era stabilito così. Si fa venire Musumeci giorni prima della partenza di Cutolo, oppure la sera prima, ci fu una cosa che fu immediata, la cosa, sollecita. Si parla dalle 8 di sera sino alle 3 di notte. Si discute. Dopo discusso a lungo questo fatto tutto, si raggiunge questo accordo. Lui voleva che li presentassimo e li facessimo conoscere bene come amico nostro della garanzia, questo Ali Accià. E lui si sarebbe interessato dell'immediato trasferimento. Ci guardammo in faccia, che ce ne frega di Ali, di quello. Lo scopo, l'obiettivo nostro è questo. Si manda questo Musumeci, rimaniamo così d'accordo. In questo frattempo faccio queste lettere e le spedisco. Il Musumeci ritorna da sé con questo paziente, con un altro, con chi viene, cose che ci disse il prete a noi. Perché non lo coltivavamo più quel canale. Quello che interessava a noi è per vedere se il turco si manteneva sulla linea d'accordo preso la sera quando l'abbiamo presentato. Nel frattempo si mandano le lettere a tutti i camorristi, di cui qualche lettera di queste è stata anche trovata, sequestrata, perché uno di questi è uscito, quella direzione l'ha mandata da altre parti, è stata trovata. Che cosa accade in questo frattempo? Che si mandano, non succede nulla. E a Musumeci si fa sapere, vedi che se quest'altra volta ci fa qualche altro sgambetto, come ci è venuto quel fatto di... Ora accadono queste rappresaglie. Ecco il fatto com'è. Per quanto riguarda la data, si è svolto, ve l'ho detto, in tutto questo spazio di tempo, il 2 marzo era la partenza di Cutolo, che poi riuscimmo a far rinviare, cioè si riuscì ad ottenere al 18 aprile. Ecco come si sono svolti i fatti. A noi, cioè, questa data, il primo, ricordo che era immediata la cosa, che era urgente. Il 2 marzo lo ricordo che era la partenza di Cutolo. Molto probabilmente il colloquio l'abbiamo avuto, la Virgilia non c'è da escludere, perché in questi giorni si è raccavallata tanta fattura, cioè tante fatture c'erano in pentola, il blitz avuto al castello, il figlio arrestato, la sorella latitante, documenti che erano, cioè, c'erano troppe cose, a noi non ci interessava di seguire tutte queste cose minuziosamente. La cosa che posso ricordare è che si è svolto il tutto da il libro che venga a sapere dal direttore questo particolare, dalla lettera del Gregori al 2 marzo. Ricordo che l'incontro del Musumeci fu brevissimo, fu giorni prima del fatto, 4-5 giorni prima, 2-3 giorni, ma fu una cosa immediata, che noi scesimo a ricattolo in questa discussione, a ricatto col Musumeci, a ricatto a dire che poi uscì in mezzo il documento Maresca Unità. Fu proprio a seguito di quella partenza di Cutolo che si dava un preavviso ai democristiani e a certi democristiani che non hanno mantenuto certi patti. Ecco come sono. Ora, se è stato 3-4 giorni prima o 3-4 giorni dopo, una cosa è certa, che era prima che Cutolo partesse, molto probabile la notte stessa, perché ci fu un'immediatezza di fatti lampo. Che cosa ha detto il magistrato? Ho detto più o meno, quando si parlò di padre Santini, del prete di Ascoli Piceno, del prete, per confondermi, parlai del fatto di come era camorrista questo prete, che cosa facesse essi per la camorra, e il particolare che avevamo collaborato anche lui a far pentire Ali Accià.
a farlo favorire come su. Non permettete che possa calunniare una decina. Questo non l'ho detto nell'intervista che ha avuto questo giornale. Già nell'83 l'ho dichiarato, nel maggio-giugno 83. Quando uscimmo che nella decima sezione a Napoli, che si uscì a fine del prete, quando l'accusai altri fatti di camorra, disse anche questo, ha partecipato anche all'appendimento di Alia Cià. Dopo 3, 4, 5, 10 giorni si presenta questo giornalista e mi disse, ma voi avete detto, disse sì, così, così. Parla il documento di Maresca, che quel documento falso ha truffato il Parlamento italiano. Senta, occorre capire la meccanismo, la logica. Non sono dettagli di sua competenza. Ali. Non parlo per te, per generalmente, per carità. E allora da camorristi si attendeva di truffarlo il Parlamento. Questo non è, occorre, signor onorevole pubblico ministero, capire la logica, la meccanismo del pentimento. Questi parla adesso la Democrazia Cristiana, eccetera, amica di Francesco Pazienza dice di aver pranzato con onorevole Bettino Craxi. Basta ascoltare questa menzogna, calunnia che colpisce la Italia democratica, basta questo. Signor Mehmet Aliak, cioè lei non abbia preoccupazione per l'Italia democratica, che l'Italia democratica è in condizione di difendersi da sola. Purtroppo non si preoccupa perché l'Italia democratica ha anche i suoi giudici nel mercato e sono in condizione di difendersi. Lei non abbia tutta questa carità per il nostro paese, noi la ringraziamo di queste preoccupazioni che ha per il nostro paese, ma noi le assicuriamo che siamo anche in condizione di provvedere da soli.